Benvenuti e benvenute a tutti. E iniziamo questo seminario di formazione promosso da Biper Banca e Avviso Pubblico. È un seminario di formazione sul tema del gioco d'azzardo e dell'usura. Lo abbiamo realizzato all'interno di un progetto che si chiama La Trappola dell'Azzardo. Vi abbiamo consegnato dei materiali all'entrata. Abbiamo preparato anche un vademecum all'interno di questo progetto sui dati del gioco d'azzardo, in particolare dell'online. Sono dati drammatici. Se li leggete, se avrete modo di approfondire questo argomento, vi renderete conto di quanto la situazione in Italia sia drammatica. E la Puglia non è da meno, purtroppo. È da più di un anno che portiamo avanti questo progetto, La Trappola dell'Azzardo. Abbiamo già fatto 6 tappe, da nord a sud dell'Italia, e questa è la seconda edizione. E questa seconda edizione si apre proprio da qui, da Bari. Siamo orgogliosi e onorati di essere qui e di parlare di questo argomento, di questo tema così importante all'interno di questo splendido edificio della città metropolitana. Ringraziamo la città metropolitana e il sindaco De Caro, che purtroppo non è potuto essere qui con noi per altri impegni istituzionali, ma che comunque ha patrocinato l'evento e ci teneva ad essere qui. Non mi dilungherò molto, approfondiremo l'argomento con importanti ospiti che poi vi presenterò. Ma prima di tutto, prima di iniziare questa giornata, voglio dare la parola al nostro, a Sua Eccellenza Prefetto, Francesco Russo, ringraziandola per la sua presenza. Siamo onorati e siamo contenti di averla qui con noi in questa giornata. A lei la parola. Grazie. Mi appoggio un po' perché mi sono scritto anche qualcosa, ma prima di tutto... Ma è lo stesso, no? Mettiamo lì. Grazie. Dottore, come sta? Allora, prima di tutto voglio esprimere il mio apprezzamento per Avviso Pubblico, perché Avviso Pubblico, con cui noi stiamo collaborando anche su altri aspetti, è appunto, come dire, promotore e attivo della cultura della legalità, fa parte del suo statuto, ma mai statuto è stato così rispondente alla reale attività che svolge Avviso Pubblico, e soprattutto perché proviene oltretutto dagli enti locali, no? dagli amministratori pubblici. Noi insieme ad Avviso Pubblico ci stiamo occupando molto di quelli che sono gli atti intimidatori nei confronti dei sindaci o dei consiglieri, insomma degli amministratori pubblici, e anche lì c'è un ottimo lavoro che si sta svolgendo, molto anche, diciamo, coinvolgendo i giovani attraverso una serie di iniziative importanti con altri partner pugliesi anche afferenti anche al mondo dell'arte e della cultura, come il Teatro Pubblico Pugliese ed altri, Libera, con cui so che Avviso Pubblico collabora molto spesso, perché appunto i temi della legalità sono comuni. Io mi ero scritto alcune cose, ma accorcerò molto. Mi dedicherò in particolare, diciamo, al taglio relativo un po' all'usura, al collegamento che c'è con il gioco, che so che è uno dei, diciamo, anzi è proprio, sarà proprio nel titolo, diciamo, dell'incontro di oggi. E devo dire di aver anche un poco visionato molto in maniera molto rapida anche la proposta che sta facendo Avviso Pubblico relativamente proprio al riordine del gioco d'azzardo e soprattutto alle sue finalità, ecco, al porre al centro dell'attenzione, piuttosto che, diciamo, le entrate erariali che sono determinate dal gioco, che indubbiamente ci sono, ma porre al centro appunto la sicurezza, la salute e la coesione sociale. La coesione sociale è fondamentale, io lo estenderei anche alla coesione familiare, perché noi sappiamo che tipi di drammi si verificano nell'ambito delle famiglie laddove uno delle persone della famiglia comincia a giocare in modo smodato, in modo malato praticamente. Quindi c'è proprio la necessità del recupero attraverso nuove norme di questo spirito di coesione. C'è appunto la interconnessione, dicevamo, come nel titolo stesso, fra il gioco d'azzardo e l'usura. Mi piace ricordare nelle cose che avevo scritto
ci eravamo annotati con i miei collaboratori appunto anche l'interesse forte da parte della criminalità organizzata nei confronti del gioco d'azzardo attraverso tutta una serie di attività, attraverso anche la costituzione proprio di... quando ero a Ravenna le principali attività proprio nel campo dell'interdittiva di mafia è stata nei confronti di una importante famiglia calabrese nel gioco, e lì facemmo tutta una serie di interdittive, riuscimmo in qualche modo a frenare, ma purtroppo questo è anche qui a Bari, perdonatemi, sono stato a Salerno 5 anni, ogni tanto mi esce un po' Salerno. A Bari negli ultimi tempi la prefettura ha emesso 3 interdittive antimafia nei confronti di famiglie appunto mafiose che si occupavano del gioco, quindi non solo gestito direttamente da loro ma anche con interferenze nel gioco legale praticamente, e sicuramente abbiamo notato anche noi che uno delle scaturiggini delle usura è proprio determinato dal gioco malato, dal gioco patologico in qualche modo. Quindi detto questo, poi mi ero anche portato, non l'avrei letta, ma ho visto le tante importanti operazioni svolte dalla Polizia Giudiziaria, dalla Magistratura, dalla Procura della Polizia in questa materia, ma credo che ne parleranno sicuramente gli altri intervenuti, me le ero solo portate ancora una volta per esprimere forte ammirazione per la forte opera di contrasto che viene svolta anche in questo campo. Un po' l'usura, mi fermo un attimo sull'usura, vi dico anche qualcosa, adesso leggerò qualcosa. Dunque, il fenomeno dell'usura ha continuato a svilupparsi approfittando anche delle criticità causate dall'emergenza sanitaria, sapete quello è stato un altro degli elementi purtroppo molto gravi che hanno caratterizzato negli ultimi anni, ai noi, la nostra società. E appunto laddove la criminalità riesce a intercettare i bisogni derivanti dall'aggravamento di situazioni di sofferenza e povertà. La crisi di liquidità e l'avvertita necessità di acquisire mezzi finanziari utili per svolgere attività economiche spinge le imprese ad accedere a finanziamenti opachi, con l'accettazione del credito offerto dagli usurai, avvertita in alcuni casi come unica alternativa per superare le difficoltà finanziarie. Tra gli usurai si annoverano figure riconducibili ai sodalizi mafiosi storici della città di Bari, schierati accanto a esponenti della cosiddetta usura di prossimità, nuovo fenomeno criminale, sovente non collegato alle dinamiche di arricchimento proprio dei clan, in grado di fornire porta a porta denaro provento di reati di varia natura a persone in difficoltà economiche, impossibilitate per vari motivi ad accedere agli ordinari canali di credito bancario. Stante anche la forza intimidatoria esercitata ai danni delle vittime da parte dei sodalizi criminali, il fenomeno purtroppo continua a rimanere sommerso, nonostante la risposta dello Stato sia diventata sicuramente più efficace ed incisiva grazie ad una normativa che consente il ricorso a procedure che forniscono ristoro ai danni subiti dalle vittime. La legge 7 marzo 96 numero 108 ha istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che riconosce alle vittime la possibilità di accedere ad un mutuo decennale a interessi zero, con provvista interamente pubblica, per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale. La Prefettura assicura aiuto, ascolto e sostegno a tutti coloro che ne fanno richiesta, garantendo un'attività di assistenza e supporto alle vittime sin dal momento della denuncia. Massima inoltre, come dicevamo, la collaborazione tra prefettura, autorità giudiziaria e forze dell'ordine, fondamentale inoltre il ruolo delle associazioni antiracket e antiusura, non citerò nessuna, ma sappiamo che anche in questa regione ce ne sono di importanti, le quali offrono alle vittime e alle loro famiglie assistenza morale, legale ed economica, garantendo quel dialogo preliminare necessario ad avvicinarle e assicurando il necessario supporto. Frequente anche la costituzione delle associazioni quale parti civili nei processi per usura ed estorsione a sostegno delle vittime che figurano parti offese. Poi però vi dico, e questo è un refrain che nelle interviste i prefetti e i questori ripetono sempre, i comandanti dei carabinieri, tutti noi ripetiamo,
praticamente che poi le istanze presentate nell'anno 2022 sono 5 appena e nel 2023 7 appena appena in più. Nel primo periodo di quest'anno, vabbè, è un piccolo periodo, ma una sola ne è stata presentata. Poi l'attività della Prefettura ha registrato nel biennio 22-23 69 istanze definite con decreto del Commissario Straordinario di Governo. Ma, ripeto, purtroppo questo fenomeno rimane molto sommerso e appunto noi chiudevamo questa nostra breve scritto che il numero delle istanze presentate dalle vittime di usura non può essere considerato rappresentativo della reale entità del fenomeno. E questa è una delle opere importanti che insieme tutte le istituzioni devono svolgere nello stimolo, affinché, perché è un reato molto grave, poi connesso alle attività economiche, è capace proprio di, diciamo, di sconvolgere le reali condizioni di vita di una società. L'usura è veramente un reato gravissimo. Per cui chiudo rinnovando il mio apprezzamento per questa iniziativa e per tutte le iniziative che in genere fa avviso pubblico. Buon lavoro a tutti. Ringraziamo Sua Eccellenza Prefetto e chiediamo di portare il suo saluto a Filippo Portoghese, capo della squadra mobile di Bari. Eccola. Allora, un saluto da parte del signor Questore Giovanni Signer, che non è potuto essere qui presente. Io sono il dottor Portoghese, come dicevamo, è dirigente della squadra mobile della Questura di Bari. Noi ci occupiamo principalmente con una sezione apposita di alcuni tipi di reati e in particolare all'interno della prima sezione di criminalità organizzata, e non è un caso che sia all'interno della sezione di criminalità organizzata, c'è una squadra che si chiama squadra giochi e scommesse. La squadra giochi e scommesse che nasceva prima, diciamo così, aveva un interesse in particolare sulla legge 401 dell'89, sulle scommesse nel mondo del calcio o in altre competizioni, ma che praticamente è mutuata nel corso del tempo. E ha iniziato a interessarsi chiaramente delle scommesse sul web, delle scommesse sulle sale da giochi clandestine fondamentalmente, sui giochi d'azzardo, su una serie di altri tipi di reati che hanno ovviamente sono legati ovviamente alla criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata ha i suoi gangli su questo tipo di reati, su questo tipo di fattispecie, che portano, come diceva il signor Prefetto, l'eccellenza signor Prefetto, a un collegamento con altro tipo di reati che sono l'usura, perché sicuramente le persone che si rivolgono iniziano a perdere somme importanti alle macchinette, cosiddette macchinette, le slot machine, o anche nelle scommesse proprio clandestine, si devono rivolgere ovviamente a canali illegali, a canali illeciti all'inizio, canali illeciti che poi chiaramente non possono essere più mantenuti, ma si rivolgono sicuramente ai canali illegali che vanno a finire sicuramente nel fenomeno dell'usura. Abbiamo avuto situazioni importanti qua su Bari, siamo riusciti a intervenire anche grazie ai contatti che avevamo con la Federazione con l'Antiracket, con Antilio e con Renato, che ringraziamo per l'impegno e la loro costanza sicuramente e il loro continuo apporto, le loro continue conoscenze che ci danno e ci permettono di poter intervenire, perché alla base fondamentalmente c'è anche una vergogna da parte della vittima a rivolgersi poi alle forze dell'ordine oppure all'autorità giudiziaria, una vergogna che può essere collegata alla patologia del gioco d'azzardo oppure alla vergogna anche nei confronti dei propri familiari. Spesso non si confronta la vittima, non si confronta neanche con il proprio familiare e il proprio familiare viene a scoprire successivamente, sulla base anche di un controllo che può essere del conto corrente o di altro, della problematica che si è andata a creare e che è una problematica ormai sicuramente che può essere risolta e su cui si può intervenire solo in maniera giudiziaria. In maniera giudiziaria qui noi siamo presenti chiaramente con i contatti di Attilio, con i contatti di Renato, siamo ovviamente come squadra mobile a disposizione di qualsiasi persona che si voglia rivolgere a noi, quindi il nostro è un invito chiaramente ovviamente a denunciare qualsiasi situazione in cui la vittima si può venire a trovare. Rinnovo il saluto da parte del signor Questore e ringrazio ancora per l'invito. Buon lavoro. E adesso chiedo alla dottoressa Ludovica Angelelli, a nome del commissario straordinario del governo Antiracket e Antiusura, ti ringraziamo per la presenza e a te la parola. Grazie.
Allora, sono qui in veste di rappresentante dell'ufficio del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Il commissario Maria Grazia Di Nicolò vi ringrazia dell'invito e si scusa per non essere qui oggi. Ringrazio gli organizzatori di questo evento per aver offerto un'opportunità di confronto tra le diverse componenti istituzionali e della società civile, dalla quale poter trarre ulteriori considerazioni volte a ottenere migliori risultati e prospettive di intervento sulle tematiche dell'estorsione e dell'usura, che sono dei fenomeni ancora tristemente, come diceva il prefetto, poco percettibili e che inquinano l'economia globale. Si tratta infatti di delitti assolutamente sotterranei, atteso l'evidente scarso tasso di emersione dovuto a più fattori, tra i quali indubbiamente il timore delle vittime di denunciare per mancanza di un'adeguata prospettiva in grado di bilanciare i costi con i benefici di questa scelta. E quindi è necessario ribadire in ogni occasione l'importanza della denuncia in quanto dovere civico e morale, oltre che momento di affermazione della propria libertà e della dignità, perché lo Stato c'è ed interviene a sostegno di coloro che credono che non vi sia rimedio alla propria condizione o sono convinti che il rimedio provenga dagli stessi canali della criminalità dai quali è originato il loro problema. Venendo agli aiuti che sono messi a disposizione dall'ufficio del commissario del governo, come aveva già ricordato il prefetto, le leggi di riferimento sono due, la prima è la 108 del 96 e la seconda è la 44 del 99. Sono due leggi che hanno offerto la possibilità a chi denuncia di ricorrere a degli strumenti che sono assolutamente a fondo perduto per quanto riguarda l'estorsione, mentre per l'usura è un mutuo decennale senza interessi che viene concesso per il reinserimento nell'economia globale dell'imprenditore. Alle iniziative che sono in pancia, diciamo, dell'ufficio del commissario straordinario del governo. Dunque, innanzitutto è in fase di definizione un'attività di informazione attraverso le reti televisive di Stato, realizzata d'intesa con l'ufficio comunicazione istituzionale del Ministero dell'Interno e con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna è finalizzata in particolare a offrire sostegno nella fase di denuncia, costituzione di parte civile e accesso al fondo a tutti quei cittadini in difficoltà che non saprebbero cosa fare, dando loro l'opportunità di un'alternativa sicura ed efficace. Si segnala inoltre l'insediamento presso l'ufficio del commissario di un osservatorio nazionale, di cui all'articolo 1 dell'accordo quadro per la previsione e per il contrasto del fenomeno dell'usura, sottoscritto il 16 novembre del 2021 dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'Associazione Bancaria. L'osservatorio è composto da rappresentanti dell'Istat, dell'ABI, della Banca d'Italia e della Consulta Nazionale Antiusura ed ha il compito di monitorare il fenomeno dell'usura e vedere quanto sia stato fatto fino a questo momento e quanto ancora si deve fare. Grazie ancora per la vostra presenza. Adesso chiedo al nostro vicepresidente di avviso pubblico Michele Abbaticchio di portare il saluto a nome della nostra associazione. Grazie Giulia, eccellenza, grazie ai prestigiosi ospiti che sono intervenuti, ringraziamo l'Ordine dei giornalisti che ha voluto affiancarci nell'organizzazione di questo evento, l'Ordine degli avvocati. Ringraziamo anche le istituzioni bancarie che ci stanno aiutando con fondazioni specifiche allo sviluppo e alla cultura della sensibilizzazione nell'antimafia sociale, perché ringrazio ovviamente Libera e Don Angelo per il costante lavoro che a Bari, in Puglia, in Italia stanno conducendo. Avviso Pubblico nasce, come sapete, da un'associazione di enti locali che un giorno decisero di svolgere il lavoro che Don Ciotti stava già svolgendo con Libera nel mondo delle istituzioni locali. Quindi richiamando i nostri compiti, la nostra missione di amministratori locali, si decise un giorno di investire il nostro tempo anche nella cultura dell'antimafia sociale. Certo, un asse strategico che dovrebbe essere elemento fondamentale nel nostro piano scolastico, dovrebbe essere una materia di studio obbligatoria, dovrebbe essere l'antimafia sociale una leva culturale non affidata alla sensibilità di associazioni, singoli amministratori, istituzioni giudiziarie, ma dovrebbe essere una leva fondamentalmente obbligatoria per la formazione dei nostri giovani.
perché noi crediamo molto nella cultura, nella formazione culturale, e anche oggi con il tema dell'azzardo, dove emerge il drammatico dato di 2.700 e passa euro ad adulto di spesa media sul gioco dell'azzardo, con la regione Puglia ottava regione in Italia, e fondamentalmente un problema culturale che nasce da una profonda crisi sociale sulla quale tutte le mafie di ogni storia basano la loro intraprendenza e la loro azione programmatica, perché le mafie, a differenza nostra, investono molto nella cultura mafiosa, proprio perché credono che dalla cultura mafiosa, dal senso di isolamento di una comunità e dalla grande sfiducia verso le istituzioni possano creare quella linfa che le rende ancora così forti, soprattutto sotto il profilo economico, perché da quello parte tutto, ma soprattutto anche da un punto di vista sociale, di credibilità sociale. Crediamo che il fenomeno dell'azzardo sia in costante aumento, Giulia parlava nel suo studio di oltre il 22% dell'incremento fenomenologico, anche per il senso di abbandono e provvisorietà che la comunità sta attraversando, soprattutto nel periodo post-pandemico. Questo desiderio di investire tutto e subito quello che si ha nasce principalmente dal fatto che non crediamo più in niente, non crediamo più nelle istituzioni, non crediamo più nello sviluppo delle nostre famiglie, non crediamo più nello sviluppo della nostra società. Crediamo soltanto all'effimero, si tende ad incentivare purtroppo, e dobbiamo dirlo, i finanziamenti, molto, una parte rilevante dei finanziamenti statali si basa sul concetto culturale dell'azzardo, che ovviamente provoca nei nostri giovani, così come nell'abuso delle droghe, una percezione non esattamente della gravità delle conseguenze di quello che si fa. Cioè, i nostri ragazzi consumano droga, si abbracciano al mondo dell'azzardo, anche purtroppo al mondo dell'usura, non perfettamente consapevoli della gravità delle conseguenze di quello che stanno facendo. Però io ovviamente non mi voglio dilungare in queste considerazioni, che sicuramente i nostri relatori saranno molto più bravi di me nello svilupparli con dati anche alla mano. Voglio soltanto rendere qui la testimonianza di un'associazione che, grazie al libero contributo, soprattutto di tempo più che economico, degli amministratori locali, cerca di partecipare a quell'humus, alla formazione di una cultura dell'antimafia sociale che potrebbe aiutare il prefetto, il questore e tutte le forze dell'ordine a lavorare meno, ma soprattutto a lavorare meglio su alcuni aspetti di carattere repressivo che pure sono fondamentali. Però la nostra parte di attori protagonisti della società civile la dobbiamo fare fino in fondo. Grazie ancora di essere presenti oggi. E adesso chiedo al direttore regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise di Biperbanca, Salvatore Pulignano, di portarci il suo saluto. Ricordo che con questo progetto abbiamo già incontrato 15.000 persone nella scorsa edizione, quindi il rinnovo è di provare a diffondere altrettanta cultura con questa nuova seconda edizione. Vi ringraziamo come sempre per il supporto. Grazie, buonasera, un saluto a tutti, alle autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto, i relatori, perché questo è un momento importante, ritengo un momento di focalizzazione su dei temi, chi mi ha preceduto l'ha detto, molto molto delicati. Io proverò in soli due minuti a dire cosa fa Biperbanca per, diciamo così, e dare un contributo per eliminare fattori, così definiamoli, difficili che riguardano la nostra società. Noi siamo impegnati da sempre su questi temi, lo siamo da diversi anni, e da questo punto di vista abbiamo attivato tutta una serie di cautele al nostro interno nell'operatività quotidiana. Una fra tutte, le faccio un esempio, le nostre carte di credito, le nostre monetiche si bloccano nel momento in cui avvertiamo, e siamo quindi da questo punto di vista sensibili, avvertiamo che qualche cliente si imbatte in situazioni così difficili. Ma non solo questo, siamo di fianco ad associazioni come Avviso Pubblico che portano questa cultura in maniera diffusa, e lo facciamo, e siamo qui presenti anche per questo,
ma abbiamo, qui ci tengo particolarmente, anche approvato delle policy ESG al nostro interno che governano un po' la condotta sul mercato e nei contesti sociali in cui ci muoviamo, sui territori, da parte della banca. In particolare la banca ha approvato una policy ESG in materia di concessione del credito, in cui vengono elencate le azioni messe in campo dalla stessa al fine di contrastare il fenomeno. In particolare, tramite un documento, la BPER si impegna a non finanziare progetti destinati ad acquisto, costruzione, sviluppo e ampliamento di sale di gioco d'azzardo, non finanziare acquisto e produzione di macchinari che favoriscono il gioco d'azzardo, non finanziare sviluppo, diffusione, pubblicazione cartacea o digitale, attività di marketing connesse alla promozione del gioco d'azzardo. Quindi abbiamo preso un impegno verso il regolatore, verso chi vigila il sistema bancario, molto forte all'interno delle nostre politiche commerciali e di credito. Abbiamo poi realizzato un opuscolo informativo a proposito di comunicazione a supporto delle nostre filiali che descrive le possibili tutele attivate dalla banca per contrastare e prevenire i rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, perché dal 2013 è una patologia, e per aiutare la famiglia del giocatore patologico da questo punto di vista. Abbiamo inoltre redatto in collaborazione con Avviso Pubblico il nuovo opuscolo informativo Evitare la trappola, che è un vademecum per il gioco d'azzardo online. Insomma, siamo in prima linea di fianco alle istituzioni per eliminare quanto possibile questa deviazione che sta un po' attanagliando il nostro contesto sociale, con responsabilità sociale d'impresa, che è quella che ritengo tutte le imprese che vogliono stare e competere sul mercato devono avere. Io ringrazio per questa opportunità, saluto i relatori, saluto le autorità, grazie, cedo la parola. Grazie a BPER Banca per le azioni che sta portando avanti sulla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo. Adesso chiedo a Don Angelo Cassano, che è il referente di Libera Puglia, di portarci un suo saluto. Noi domani saremo a Corato, incontreremo gli studenti del liceo artistico, saranno oltre 200 studenti, lo faremo con diversi relatori, tra cui ci sarà Lea Martimucci. Lea Martimucci è la sorella di Domenico Martimucci, che è considerato la prima vittima delle azzardo mafie. Domenico è morto il 1 agosto del 2015 dopo 5 mesi di coma per essere stato colpito all'interno di una sala scommesse, proprio perché in quella sala c'erano due clan che se la contendevano. E Domenico è stata una delle vittime di quell'attentato. Noi domani lo ricorderemo insieme ai ragazzi che saranno presenti, insieme alla testimonianza della sorella. Vorremmo che tutto questo non accadesse più, e crediamo che incontri di questo tipo possano fare la differenza, no? E sensibilizzare sempre più persone. Grazie Don Angelo per essere qui, a te la parola. Grazie Giulia, grazie perché hai ricordato questa vittima innocente di mafia tra le tante da noi in Puglia, ma soprattutto in Bari e la provincia di Bari. E io saluto innanzitutto tutti e tutte, e saluto il prefetto Francesco Russo, saluto i relatori, grazie ad Avviso Pubblico che con Libera, come ci ricordava Michele Abbaticchio, viviamo questo tipo di sfida, perché io la chiamo una sfida oggi, una delle sfide più complesse, perché come tutte le dipendenze c'è una normalizzazione che ci fa paura, perché il gioco, come le droghe, sta diventando un fatto normale di cui non si ha più neanche la percezione della gravità. E allora la sfida, oltre a quelle che sono, non aggiungo altro rispetto a quello che è venuto già fuori, la sfida grande è anche culturale, educativa, che noi cerchiamo di fare, soprattutto oggi dove i dati allarmanti sul gioco d'azzardo, anzi io toglierei la parola gioco perché dobbiamo fare anche qui un lavoro culturale ed educativo, perché il gaming è il trucco che sta dietro, è la parola gioco che ha determinato poi anche una percezione etica e morale di quello che è successo. Questo purtroppo è dovuto anche alle leggi, perché sapete meglio di me che anche le leggi utilizzano la parola gioco d'azzardo. E allora noi parliamo di azzardo, e questo credo che sia importante, aver scritto La trappola dell'azzardo. Un lavoro educativo
è una sfida oggi, perché i giovanissimi sono quelli che più di tutti in questo momento, secondo i dati, sono in crescita, sia in virtù dei modelli che ci sono, sia in virtù anche degli esempi, perché molte volte vedono gli stessi adulti giocare, gli stessi genitori stessi giocare, quindi questo passa come una normalità. E poi un altro passaggio lo farei su quello che è l'elemento della legge sulle zone sensibili, no? Si è parlato molto del fatto di non in qualche modo incentivare la presenza di luoghi di scommessa vicino ai luoghi sensibili come le scuole, come le chiese, come i luoghi di socialità. Questa legge dovrebbe essere fatta più rispettare, perché anche questo rientra in un processo di normalizzazione che a volte nei territori lo vediamo, che sembra quasi che è normale che ci sia questa realtà, e quindi è facile che i più fragili vengano in qualche modo colpiti, tra cui anche i giovanissimi, che purtroppo sui social hanno più facilità e viene presentato come un gioco, e quindi facilmente sono presa di questo meccanismo. E un altro elemento, e chiudo, è l'elemento economico. L'idea di far passare che il gioco, che le scommesse, che tutto quello che si crea è un indotto economico che poi fa crescere i territori è una falsità, perché i dati che noi abbiamo sono che più c'è questa dinamica, più si impoverisce il territorio e più noi assistiamo a quel fenomeno sociale che poi porta all'usura, porta al fatto che si creano questi legami con le mafie, con gli elementi, diciamo, di disagio sociale, dove è facile trovare terreno fertile. Quindi la sfida è grande. Il lavoro che è stato fatto qui a Bari e in Puglia è enorme, una sfida a livello internazionale. Ci sono delle inchieste che la magistratura, le forze dell'ordine hanno portato avanti, che ci hanno fatto vedere lo scenario, che parte da Japigia, da Madonnella stessa e arriva a Malta. Pensate che tipo di legami ci sono, e quindi non basta, però, lo diciamo sempre come Libera, non basta solo lo sforzo eccellente di una magistratura, prefettura, forze dell'ordine che stanno lavorando tantissimo in questa città e in questa Puglia, ma è necessario un risveglio e una presa di coscienza da parte di tutti, perché è una sfida culturale, educativa e politica. Grazie. Grazie Don Angelo per le tue parole, per insomma l'impegno che come Libera Puglia, ma Libera Nazionale, portate avanti su questo tema. E chiedo al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, che ha organizzato con noi questo convegno, di portare il suo saluto. Intanto una comunicazione di servizio per tutti gli iscritti a questo evento formativo. Per i giornalisti c'è stato un disguido di comunicazione, un difetto di comunicazione, perché molti non sono venuti qui, sono andati al comune di Bari, e quindi per tutti voglio dire che le firme poi le raccogliamo al termine, diciamo, di questo incontro. Allora, intanto saluto tutte le autorità, prefetto. Devo semplicemente ringraziare Avviso Pubblico, perché diciamo, come categoria percepiamo il problema quando appunto ci sono delle inchieste giudiziarie, e quindi prendiamo e affrontiamo la questione da un punto di vista. Adesso Avviso Pubblico oggi ci mette davanti altri dati che ci consentono di guardare il fenomeno da un altro punto di vista, appunto quello delle vittime, quello della fragilità. E noi, il nostro compito, la nostra missione, la nostra vocazione è proprio quella di far emergere le patologie che ci sono un po' nella società, e questa è una patologia. E mi viene in mente, no, che probabilmente dobbiamo anche cambiare forse la nostra narrazione del fenomeno dell'usura e soprattutto dell'azzardo, soprattutto raccontando e narrando le vite delle persone. E quando dico questo mi viene in mente qualcosa che è accaduto a me in particolare. Mi è capitato di entrare in una tabaccheria per non fare la fila all'ufficio postale, pagare un bollettino di pagamento. Per pagare questo bollettino di pagamento mi è stata chiesta la tessera sanitaria,
la carta d'identità e non sono riuscito a pagare. E davanti a me sono sfilate 3-4 persone che compravano il... e con la stessa macchinetta riuscivano in qualche modo a capire se avevano vinto o perso. Però io mi sono soffermato sui volti di queste persone. Non erano volti felici, erano volti che forse volevano sognare, ma che in qualche modo sognavano un sogno sbagliato, evidentemente. E quindi probabilmente è su questa sensibilità, su questa fragilità che noi dobbiamo concentrarci, proprio per narrare quello che nella società sta accadendo e di cui ovviamente Don Angelo ha detto. Ha parlato di sfida culturale, noi ci siamo per la sfida culturale non a caso, diciamo, siamo qui e facciamo di questo incontro anche un evento formativo per noi. E poi questa sfida noi la possiamo, come dire, cominciare insieme a tutti gli altri attori. E un'altra cosa importante che questo evento ci dice oggi è che effettivamente se leggiamo bene i dati, no? Probabilmente non possiamo considerare, mentre andiamo a pagare un bollettino in una tabaccheria, quello che ci accade accanto come una normalità. Dobbiamo avere la sensibilità di capire che ciò che ci sta accadendo accanto, per quanto è piuttosto diffuso, in una società che vuole essere sana, è sicuramente anormale. E questa anormalità dobbiamo continuare, probabilmente ricominciare a raccontarla. Grazie. Grazie Piero, grazie per il sostegno e per aver organizzato questo seminario insieme a noi. E chiedo adesso a Giuseppe Ruscigno, segretario della Scuola di Aggiornamento della Fondazione Scuola Forense Barese, che ha organizzato insieme all'Ordine degli Avvocati questo convegno insieme a noi, di portare il suo saluto. Ed eccolo il mio saluto a tutti, un saluto alle autorità, un ringraziamento ad Avviso Pubblico e all'Ordine dei Giornalisti che ha inteso, hanno avuto sensibilità nel voler coinvolgere la classe forense a discutere o comunque a presenziare a un evento così, così importante, così delicato. Qualche riflessione di tipo culturale, l'iniziativa di tipo culturale per affrontare il fenomeno. Don Angelo in qualche modo ha anticipato una riflessione che avevo fatto nei giorni scorsi nel momento in cui mi domandavo che cosa dire in questa brevissima presentazione rispetto al tema, il gioco d'azzardo. E la riflessione che ho elaborato sostanzialmente ricalca in parte quella che ha elaborato Don Angelo, gioco. E iniziamo un cambio culturale attraverso un cambio lessicale, perché le parole, l'ho detto in altre circostanze, è una mia idea, le parole disegnano mondi, creano percezione. E quindi cambiare la parola gioco in magari pratica, che sostanzialmente effettivamente fotografa più obiettivamente il fenomeno, credo sia più corretto e dia a coloro i quali già sono approcciati a quella pratica o si proiettano a quella pratica di avere una percezione diversa del fenomeno e quindi probabilmente scongiurarne poi la dipendenza o quantomeno l'approccio. Non solo quindi un cambio culturale e lessicale riferito al gioco, ma anche all'azzardo, perché se si analizza anche la parola azzardo, che deriva dall'arabo e dal francese e che a sua volta deriva dall'arabo dado, l'azzardo sa identificare la casualità. E io credo che l'approccio a questi giochi oggi o comunque negli ultimi decenni, non sia del tutto aleatorio. L'elemento della casualità credo che sia venuto meno, quantomeno persista soltanto per il giocatore, perché per chi tiene il banco, conoscendo le leggi statistiche, credo che riesca a prevedere quali possono essere gli esiti delle diverse giocate. Quindi non credo che si tratti di azzardo e quindi andrebbe cambiata anche questo tipo, questo termine, per fotografare meglio una realtà, un fenomeno che ha nulla di giocoso, perché non struttura nulla dal punto di vista della dimensione psicologica o relazionale o personale, e né tantomeno consente in maniera, come dire, neutrale e imparziale di poter percepire del vantaggio che deriva da quell'approccio.
Quindi il piano culturale è importantissimo, anche perché leggevo le statistiche, sono oltre 1 milione le persone a cui è stata riscontrata questa dipendenza patologica, 1 milione sono tantissimi, il 42% dei giovani, dei 14 a 19, quindi quasi la metà dei giovani ormai è in preda a questo gioco. Quindi la leva principale mi pare essere quella culturale, anche perché un altro dato che ho rilevato è l'approccio è maggiore quanto minore il livello di istruzione, quindi aumentare il livello di istruzione può servire a contenere il fenomeno. E adesso arrivo all'ambito che più mi è pertinente, quello giuridico, e non voglio rubare altro tempo. Il diritto quali strumenti offre? Evidentemente offre strumenti a valle. Dal punto di vista delle implicazioni pratiche del diritto, c'è sotto l'aspetto penalistico, ed è noto sicuramente ai colleghi penalisti, ma lo dico a beneficio dei non addetti ai lavori, c'è la esimente, cioè colui che viene ritenuto dipendente patologico non è imputabile per l'eventuale implicazione d'ordine penale. C'è poi un altro strumento a tutela di colui che viene considerato un dipendente patologico, e c'è una ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento. Lo dico a beneficio magari di chi opera nel settore: è sempre possibile, nel momento in cui c'è questa, si diagnostica questo tipo di dipendenza, essere ammesso a procedure finalizzate all'esdebitazione e quindi a un ripristino delle condizioni patrimoniali più vicine alla normalità. E in ultima analisi, altri strumenti ce li offrono anche le corti superiori, la Corte Costituzionale, la Corte Europea di Giustizia, la stessa Commissione Europea, che in una raccomandazione rivolta agli Stati, e qui lo Stato, la legislazione statale ha un ruolo fondamentale, dovrebbe un po' invertire la rotta e cercare di contenere il fenomeno restringendo un po' le maglie che consentono questo tipo di pratica. Tant'è che c'è la raccomandazione dell'Unione Europea e della Commissione che spinge gli Stati, li sollecita ad attivare legislazioni, iniziative di contenimento del fenomeno, quindi della pratica. Ci sono pronunce della Corte Costituzionale che addirittura arrivano a mettere in discussione la libertà di esercizio economico in funzione della tutela del singolo, attraverso ad esempio la riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. E sempre attraverso la giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale, è stata individuata la possibilità per le regioni di legiferare in materia, in concorrenza con la potestà statale, al fine di trovare formule di regolamentazione del fenomeno, sempre teso alla funzione della tutela della salute del cosiddetto consumatore, perché viene considerato consumatore a tutti gli effetti. Chiedo a Silvia Panzarino, per l'Ordine degli Avvocati di Bari, di portarci il suo ultimo saluto istituzionale prima di iniziare la nostra tavola rotonda. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, saluto eccellenza il prefetto, i relatori e tutti quanti. Porto il saluto del Consiglio dell'Ordine, ovviamente del Presidente, l'Avvocato Salvatore D'Aloisio, che era impegnato in un altro impegno istituzionale. Porto anche il mio personale saluto e ringraziamento, perché come in rappresentanza dell'Ordine faccio parte del nucleo di valutazione antiusura istituito presso la Prefettura, e mi ricollego a quanto detto da Sua Eccellenza e dalla rappresentante del governo, quindi tocco con mano quando facciamo le sedute questa emergenza, e sono tante le imprese che chiedono ristoro dopo essere state vittime di usura. E mi ricollego anche a quanto detto dal collega Ruscigno, perché gli strumenti legislativi ci sono ed è necessaria una formazione e informazione non soltanto degli addetti ai lavori, ma soprattutto della popolazione, perché
perché certo la ludopatia, quindi la che non è solo dedizione al gioco d'azzardo ma è una vera e propria patologia, così come l'usura, sono inseriti e vengono considerati come fattori, quelli che vengono chiamati fattori esogeni, che vanno a modificare lo stato di salute di una famiglia e della vita di una persona, perché è sotto gli occhi di tutti l'emergenza e il numero di soggetti sovraindebitati che hanno necessità di essere ristorati, ma soprattutto di ripartire e di essere magari inseriti nel mondo del lavoro. Quindi plaudo a queste iniziative, spero che anche con il collega Simeone ce ne siano tante altre per dare notizia soprattutto di questi strumenti. Si è iniziato prima con la legge 3 del 2012, che era stata definita proprio legge antisuicidi, perché si potesse accedere alla ristrutturazione del debito. Adesso con la modifica del codice della crisi d'impresa, le procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi sono state inserite all'interno. Quindi benvengano queste iniziative, come ordine siamo favorevoli e speriamo di rivederci presto. Grazie e buon lavoro a tutti. E grazie a tutti per i saluti istituzionali che sono stati portati, un saluto a Sua Eccellenza Prefetto. Adesso entriamo nel vivo della giornata, nel vivo del dibattito. Lascio la parola alla nostra moderatrice Rosanna Volpe, che ringrazio a nome di Biber Bank e di Avviso Pubblico, e ringrazio anche i relatori presenti, Ciro Angelillis, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Bari, Attilio Simeone, l'avvocato che è già stato consulente della Commissione parlamentare antimafia nella 17ª legislatura, e il dottor Guido Di Sciascio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'ASL di Bari. Grazie per la vostra presenza e a te la parola, Rosanna. Grazie dottoressa Migneco, io entrerei subito nel vivo, un fenomeno insomma che dobbiamo cercare di sviscerare, di cui abbiamo insomma bisogno di parlare. Lascerei subito la parola al procuratore Angelillis. Perché? Innanzitutto perché ci spieghi, prima domanda, come la malavita si è inserita in questo fenomeno e soprattutto diciamo quali sono state le modalità più ricorrenti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito al quale ho aderito molto volentieri. L'incontro che ha ad oggetto questo tema del gioco d'azzardo e di tutti gli illeciti che gravitano nell'orbita del gioco d'azzardo, come l'usura, l'estorsione, il riciclaggio, un tema sul quale si è detto e scritto molto, e tuttavia è un tema che pone problemi di difficile soluzione, perché è un fenomeno criminale che si è rivelato molto difficile da contrastare, come tutti i fenomeni criminali che si intrecciano con le patologie sociali, perché è chiaro che il gioco d'azzardo è una patologia sociale prima ancora che un problema criminale, nel senso che il fenomeno criminale si alimenta, si nutre della patologia sociale, affonda le sue radici nella patologia sociale. Le organizzazioni criminali oggi come dire, misurano le loro attività, ritagliano le loro attività sulla dimensione, sulla misura delle patologie sociali. La criminalità organizzata oggi si comporta come un imprenditore evoluto e sfrutta le patologie sociali, come sono quelle per esempio della dipendenza dalla droga, della dipendenza dalla prostituzione, della ludopatia. E quindi bisogna, come dire, innanzitutto, per rispondere alla sua domanda, avere ben chiaro questo aspetto, cioè che le organizzazioni criminali non sono più come quelle di una volta, no? Che si contrapponevano alla società civile con il linguaggio della strage, della violenza, no? Delle morti. Oggi le organizzazioni criminali ragionano come un imprenditore, no? Hanno acquisito una mentalità, come dire, imprenditoriale, globalizzata,
a parte diciamo qualche eccezione che ancora residua nel nostro territorio pugliese, no? Di qualche organizzazione così ancora rudimentale che è ancora diciamo attenta alla vita dei magistrati, avete sentito la notizia di oggi, oppure tende a controllare il territorio attraverso la richiesta del pizzo agli esercizi commerciali. Si tratta di formule antiche, no? Rudimentali, che faranno molto presto parte del passato, nel senso che nessuno oggi può ritenere che per esempio l'Andrangheta, che insieme ai cartelli colombiani o messicani è una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, sia un fenomeno criminale confinato alla Calabria. Quindi è evidente che dobbiamo diciamo, capire questo, no? Cioè la metamorfosi delle organizzazioni criminali rispetto al recente passato. E da questo punto di vista noi abbiamo un riscontro anche come dire, numerico, statistico, se pensiamo al fatto che all'inizio degli anni 90 le morti per gli omicidi volontari in Italia erano numerosissimi. Nel 1991 sono stati 1916, quindi pensate quanti omicidi volontari al giorno. L'anno scorso gli omicidi volontari sono stati poco più di 300, quindi capite come ci sia stato un calo vertiginoso del numero di omicidi volontari. Questa naturalmente è una buona cosa, ma questo cosa significa? Significa che la criminalità organizzata non ha più bisogno di ammazzare per fare business, sfrutta le patologie sociali. E questo lo riscontriamo anche se constatiamo che questo fenomeno, no, questo fenomeno criminale che ruota attorno all'azzardo, è un fenomeno relativamente recente. Se voi pensate che non 50 o 60 anni fa, ma solo all'inizio degli anni 90, quindi diciamo una trentina d'anni fa, qual era il panorama nel nostro paese? Noi avevamo un sistema di giochi legali, legalizzati, molto elementare. C'era il totocalcio, c'era il totip e c'era l'estrazione del numero del lotto sostanzialmente. Poi c'era qualche casinò sparso per il territorio, nient'altro. Il gioco era concepito nel suo disvalore etico, no? Cioè, lo si guardava sotto il profilo del problema dell'ordine interno, no? Della sicurezza, delle garanzie sociali. A fianco al gioco legale c'era poi la sfera del gioco illegale, anche questo molto rudimentale, c'erano le bische, che comunque riguardavano naturalmente un giro diciamo, di azzardo illegale molto limitato. Basti pensare per esempio se voi considerate al primo fenomeno del calcio scommesse che si è avuto negli anni Ottanta, no? Messo su da un venditore di frutta e da un ristoratore, no? Non so se vi ricordate Trinca e Cruciani, c'era cioè un venditore di ortaggi e di frutta romano che vendeva appunto la frutta e gli ortaggi a questo ristoratore che aveva un ristorante nei pressi di Piazza del Popolo a Roma, dove andavano molto spesso i calciatori della Roma e della Lazio, e misero su questo sistema quindi di calcio scommesse, quindi alternativo al totocalcio, contaminato ovviamente dal match fixing, cioè dalle partite truccate con la collaborazione dei calciatori. Se voi pensate a quella organizzazione rudimentale che oggi fa quasi tenerezza, no, rispetto alle strategie imprenditoriali che oggi adottano le organizzazioni criminali, e se voi pensate che tutte le persone, compresi i calciatori coinvolti in quello scandalo, furono tutti assolti perché sostanzialmente il legislatore non aveva ancora pensato di configurare l'illecito della frode sportiva, cosa che fece poi con la legge del 1989 di cui si è detto. In realtà i magistrati romani provarono a ipotizzare il reato di truffa, ma è chiaro che il reato di truffa era tutt'altra cosa. Quindi questa era la situazione soltanto 30 anni fa. Cosa è successo poi a un certo punto? È successo
che, dobbiamo dirlo, lo Stato stesso ha inteso guardare il fenomeno del gioco non più attraverso appunto il prisma del disvalore sociale, ma attraverso il prisma dell'opportunità di un introito fiscale. All'inizio degli anni 90 c'era una grossa crisi di liquidità e quindi sostanzialmente si è allargato a dismisura l'offerta, no, del gioco legalizzato, con un ragionamento che è lo stesso ragionamento che oggi fanno quelli che propugnano la liberalizzazione delle droghe leggere, no? Cioè si disse è questo un modo per erodere, come dire, fette di mercato alla criminalità e spingere i giocatori clandestini verso il gioco legale. Naturalmente così non è stato perché a un certo punto, diciamo, rispetto al problema di liquidità e al problema di relativo alle entrate fiscali, si è rivelato sempre più indispensabile allargare l'offerta, quindi sono stati escogitati giochi, come dire, d'azzardo sempre più aggressivi per ampliare la platea dei giocatori. E quindi è ovvio che rispetto al frequentatore della bisca clandestina di 30 anni fa, oggi abbiamo, come abbiamo sentito, la pensionata che va al tabaccaio a giocare parte della sua pensione, quindi un allargamento diciamo esponenziale della platea dei potenziali giocatori. Quindi sostanzialmente che cosa è successo? È successo che questo fenomeno non è stato accompagnato da una legislazione ordinata, chiara, ma è stato accompagnato da una legislazione alquanto confusionaria, e soprattutto è successo che la criminalità organizzata ha letteralmente colonizzato il gioco legale. Cioè il gioco legale è stato terreno di conquista della criminalità organizzata e quindi il risultato è stato opposto rispetto a quello previsto, rispetto a quello prospettato, nel senso che man mano che si ampliava, no, l'area del gioco legale, si potenziavano queste strutture criminali che, come vedremo tra un momento, hanno messo tutti e due i piedi nelle sale scommesse e in generale appunto nei centri di scommesse. Quindi sostanzialmente possiamo dire che in un certo qual modo, dopo questa strategia che risale, come dicevo, inizi anni 90, lo Stato si è un po' avvitato sotto una triplice profilo. Da una parte sostanzialmente non può più rinunciare a questi introiti. Io ricordo una decina, quindicina d'anni fa, in un convegno organizzato dal compianto Don Alberto D'Urso, che era il presidente presidente della Fondazione Antiusura, che tenemmo alla Facoltà di Giurisprudenza di Bari, fu ospite il sottosegretario alle finanze, e che ebbe il coraggio di venire ed ebbe il coraggio di dirci: non ci venite a fare la morale, perché se noi oggi dovessimo rinunciare all'introito fiscale che ci garantisce il gioco legale, non dopodomani ma domani dovremmo chiudere bottega, ci venne a dire. E quindi sostanzialmente questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello che vi dicevo, e cioè dell'intreccio, no, tra gioco legale e gioco illegale, perché è chiaro che la articolazione, no, in tutte il territorio il territorio del nostro paese, della rete del gioco legale, ha reso molto facile, no, alla criminalità organizzata infiltrarsi in questa rete e gestire direttamente
questi centri di scommessa. Come ha fatto? Questo, diciamo, emerge un po' anche dall'esito delle inchieste che sono state fatte dal mio ufficio, diciamo più o meno risalgono a 7-8 anni fa, ma devo dirvi, io sono stato per 8 anni a Roma in Corte di Cassazione e quindi lì avevo un osservatorio nazionale, diciamo il paradigma era lo stesso in tutto il paese. Sostanzialmente si è sostanzialmente lavorato da parte della criminalità organizzata sulla figura dell'imprenditore, no, gestore delle sale scommesse, oppure diciamo impegnato nel settore del noleggio delle macchine cosiddette di intrattenimento, slot machine, videolotti, eccetera, eccetera. Qual è stato il rapporto tra la criminalità organizzata e l'imprenditore? Vedete, questo è un problema che continua ad impegnare la giurisprudenza in Corte di Cassazione, tante volte ce lo siamo posti, no? L'imprenditore è vittima o è colluso in questo caso, no? Quando viene assorbito da questo meccanismo criminale. Sotto, come dire, in astratto la differenza non è difficile, no? L'imprenditore che viene avvicinato e che è vittima di estorsione e che denuncia è naturalmente una vittima. Ma l'imprenditore che viene avvicinato e subisce suo malgrado questo avvicinamento, che poi però capisce che è un'occasione per lui anche per espandere la sua attività criminale, perché si può avvalere nel momento in cui instaura un rapporto cosiddetto sinallagmatico, no, con l'organizzazione criminale, cioè ci guadagnano tutti e due, quindi espande la sua attività criminale avvalendosi della forza intimidatoria dell'organizzazione criminale sul territorio. Ecco, qui a questo punto è chiaro che si può dire, beh, è chiaro, a questo punto l'imprenditore diventa un colluso, solo che la linea di demarcazione non è mai semplice poi in punto di fatto, no? Quindi non è mai semplice capire fino a che punto c'è stata la libertà, no, dell'imprenditore di fare le sue scelte e fino a che punto è stato costretto, ma comunque insomma al di là di questo il meccanismo è stato questo ed è stato un meccanismo, come vi dicevo, molto agevolato dalle modalità di funzionamento, no, di un'associazione mafiosa, di un'associazione criminale. Voi sapete, apro una piccola parentesi, ho capito che ci sono molti giuristi in sala, mi perdoneranno, ma insomma per far capire a tutti qual è la differenza tra un'associazione per delinquere e un'associazione per delinquere di natura mafiosa. Sono due fenomeni opposti, sono due fattispecie penali distinte e persino opposte, perché l'associazione per delinquere è un fenomeno criminale che si basa sulla segretezza, sul segreto. Se si mettono d'accordo dei pubblici amministratori con degli imprenditori, perché i pubblici amministratori agevoleranno la vincita di certe gare, di certi appalti a quegli imprenditori, questo accordo resiste fino al momento in cui rimane segreto, quando verrà scoperto verrà meno. Nell'associazione per delinquere di natura mafiosa è vero il contrario. L'associazione per delinquere di natura mafiosa si fonda sulla conoscenza sul territorio dell'esistenza di quell'associazione. Le persone devono sapere che costoro appartengono all'associazione e quindi devono subire, no, la natura intimidatoria delle condotte di queste associazioni. E naturalmente capite come su questa base di partenza non è stato difficile per gli imprenditori che hanno inteso, diciamo, aderire alla proposta criminale, sbaragliare il mercato, cioè sostanzialmente allargarsi e quindi estromettere la concorrenza dal mercato. In questo modo è chiaro che le organizzazioni criminali in molte parti d'Italia sono riuscite a monopolizzare appunto il mercato
del gioco d'azzardo. E naturalmente come hanno fatto? Beh, poi naturalmente anche qui le modalità si sono rivelate abbastanza tipizzate, no? Lo saprete anche voi, no? Le macchine di intrattenimento, quindi diciamo il gioco, non il gioco online, ma il gioco fisico, quindi la slot machine, eccetera, si fondano su un collegamento telematico che hanno direttamente con le agenzie del monopolio, che dovrebbe consentire alle agenzie del monopolio di sondare in tempo reale, no, l'andamento delle giocate, individuare quindi l'imponibile e poi da tassare. È chiaro che naturalmente da questo punto di vista queste macchine sono state manomesse proprio per impedire questo flusso di informazioni, per cui poi si è arrivati a, ve la faccio breve, insomma, ad accertare che il guadagno, diciamo, conseguito illecitamente attraverso la cosiddetta doppia scheda, no, che veniva azionata con un telecomando poi dal gestore della slot machine e che quindi consentiva introitare la giocata del giocatore che era anche inconsapevole senza che fosse notiziato online l'agenzia del monopolio, quindi questo tipo di introito è stato superiore dell'800% rispetto all'introito invece che seguiva il flusso regolare e quindi veniva sostanzialmente controllato secondo questi collegamenti telematici dall'agenzia del monopolio. A fianco a questo comparto poi c'è stato il comparto del gioco online, che è stato, diciamo, ancora più difficile da controllare, perché il gioco online, naturalmente voi sapete, si fonda su una rete internazionale che non può essere controllata per definizione e che viene sostanzialmente utilizzata dalla criminalità organizzata per risolvere il vero grande problema che ha, e cioè quello del riciclaggio, cioè quello dell'impiego della grande quantità di denaro che riviene da questo settore e soprattutto dal settore del traffico degli stupefacenti. E il gioco online si è prestato molto, no, a questo tipo di esigenza della criminalità, cioè questo di riciclare il denaro di provenienza illecita. Perché io, diciamo, per far capire il meccanismo, che è particolarmente semplice, banalizzo con un esempio, no? Cioè se per esempio due soggetti, no, vogliono riciclare, che devo dire, 10.000 euro, e allora cosa fanno? Puntano, affidandosi a una piattaforma che ha sede in Thailandia o in Indonesia, uno sulla vittoria di una squadra che gioca nella terza serie del campionato nazionale, l'altro sulla sconfitta, per cui sostanzialmente puntano entrambi 10.000 euro, uno vincerà, l'altro perderà, insieme non avranno né vinto né perso, ma avranno un titolo giustificativo di 10.000 euro, che sarebbero le 10.000 euro vinte da chi dei due vince. Non so se è chiaro il meccanismo, di una semplicità disarmante, come quando tre soggetti si recano all'interno di un casinò e cambiano 10 euro per ciascuno in gettoni e sostanzialmente non giocano, e poi uno dei tre si reca con questi 30 euro in gettoni dal cassiere per ricevere il denaro corrispondente e sarà stato in grado di riciclare quindi 20 di questi 30 euro, avrà un titolo giustificativo di 20 euro rispetto alle 30 euro investite con l'acquisto dei gettoni. Quindi capite, adesso naturalmente ho banalizzato, ma insomma si è trattato di come dire, un comparto che la criminalità organizzata ha utilizzato moltissimo per risolvere questo problema. E poi
Naturalmente, come è stato anche detto ripetutamente, tutti i fenomeni che ruotano attorno al gioco d'azzardo, per esempio quello delle estorsioni, per esempio quello dell'usura, perché è chiaro che anche questo è stato uno sfruttamento, no, della patologia sociale da parte della criminalità organizzata, che ha avuto la possibilità di sfruttare appunto la ludopatia dei giocatori, determinando delle situazioni personali e familiari, come abbiamo sentito, drammatiche. E anche, vedete, il reato di usura in qualche modo ha avuto proprio dal punto di vista normativo una evoluzione legata, no, ai fenomeni anche suicidiari che ci sono stati nel corso degli anni, perché il reato di usura non è come, non so, il reato di furto, il reato di omicidio, che nella storia, no, il fenomeno dell'usura non è come l'omicidio o il furto, che nella storia è stato sempre ritenuto un illecito. L'usura, nella storia ci sono stati dei momenti storici in cui è stata ritenuta un'attività commerciale consentita. Nel codice penale Zanardelli, quello precedente al nostro, il nostro è il codice Rocco del 1930, l'usura non era una fattispecie di reato, era una pratica commerciale consentita, il prestito ad usura. Poi viene introdotto nel 1930 con il codice Rocco come un reato bagatellare. Il reato dell'usura veniva punito fino a 2 anni di reclusione, quindi alla stregua, per intenderci, del reato di ingiuria, come quando uno dà del cretino a un'altra persona. L'ingiuria aggravata è punita più o meno fino a 2 anni, no? Quindi voi sapete, tutto sommato, il legislatore individua il limite edittale di una pena a seconda del disvalore sociale percepito, no? Quindi nel momento in cui ritiene che una ingiuria sia abbia un disvalore sociale limitato, lo punisce fino a 2 anni. E così era per l'usura quando è stata introdotta nel 1930. Nel 1996, appunto, è cambiato completamente la prospettiva, perché il reato di usura è diventato un reato di prima fascia, quindi punito fino a 9 anni di reclusione, con un ritorno importante anche sul versante degli strumenti di indagine, perché è stato possibile utilizzare strumenti di indagine, diciamo, indispensabili, come le intercettazioni telefoniche, eccetera. Lo stesso discorso lo possiamo fare per la frode sportiva. Anche lì il legislatore ha preso atto del fenomeno, perché la frode sportiva, introdotta, come vi ho detto, nel 1989, anche quello è stato un illecito punito come un reato bagatellare, quindi fino a 2 anni di reclusione. E poi invece nel 2014, con il decreto Alfano, proprio perché il legislatore ha preso coscienza, ha preso atto delle dimensioni del fenomeno, anche il reato di frode sportive è diventato un reato di prima fascia, punito nella sua forma aggravata fino anche quello a 9 anni di reclusione. Questo, diciamo, lo stato dell'arte. E, come dire, vado a concludere, alcune inchieste, come vi dicevo, sono state fatte, sono state inchieste fortunate, nel senso che sono state individuate alcune organizzazioni criminali molto importanti nel nostro territorio e anche in altri territori. Si diceva prima, ripeto, poi c'è stata una consapevolezza da parte del legislatore rispetto a queste altre forme di illecito che gravitano nell'orbita del gioco d'azzardo. La ludopatia è stata vista, sì, si è detto prima, come una scriminante, altre volte è stata vista dalla Corte di Cassazione anche come un aggravante, per esempio nel caso un caso giurisprudenziale, no, dell'omicidio di una signora anziana da parte di un ludopatico che aveva la necessità, proprio per una forma di dipendenza, di rubarle del denaro da giocare,
E la Cassazione ha ritenuto invece che la ludopatia fosse un aggravante, cioè integrasse l'aggravante dei motivi abietti e futili, no? Di quell'omicidio. Quindi, insomma, in qualche modo, diciamo, il legislatore ha preso atto della situazione, ha adottato delle contromisure. Diciamo che in linea di massima io non sono, dico la verità, ottimista, cioè nel senso, e parlo della dimensione repressiva, quella di cui mi occupo, che da sola, come è stato più volte detto, ovviamente non ci consentirà di conseguire grandi risultati. La dimensione repressiva richiede un intervento immediato, è importante, è fondamentale. La dimensione preventiva naturalmente invece richiede tempi lunghi, quindi si propone, come dire, obiettivi di medio e lungo termine. Però ecco, se non capiamo, perché ce lo diciamo e siamo tutti d'accordo, no? Ci incontriamo in queste sedi perché siamo tutti convinti, no, di quello che stiamo dicendo, no? Cioè dell'importanza della prevenzione, no? della promozione culturale da questo punto di vista. Però se non capiamo come trasformare, no, il concetto da astratto a intangibile, cioè come fare concretamente, potremo continuare ad incontrarci tante altre volte e poi a lasciare invece alle forze dell'ordine, alla magistratura di occuparsene sotto il profilo repressivo, ma non avremo fatto grandi passi in avanti. Io penso che quindi, per esempio, l'idea che era stata avanzata da chi ha parlato prima di me, cioè quella di coinvolgere, no, le scuole, bisogna partire da lì, perché adesso esiste, no, nelle scuole obbligatoriamente l'ora di quella che una volta era l'educazione civica, no? Quindi diciamo così l'approccio all'idea della legalità, che è molto importante per i ragazzi. Però effettivamente anche questo aspetto specifico, no, della legalità, che vive in questo territorio un po', come devo dire, fluido, cioè nel senso che il gioco comunque c'è, il gioco legale è legale, quindi quello abbiamo detto, lo Stato non ci rinuncerà mai. Però ecco, far capire ai giovani e ai ragazzi le insidie che si nascondono dietro anche al gioco legale, credo che sia un primo passo irrinunciabile. Quindi lei dice sicuramente la prevenzione come primo passo. Sì, appunto, lo abbiamo detto tutti, ripeto, la sfida però adesso è quella di concretizzare questo concetto, perché dirlo è un conto, poi concretizzarlo è diverso, quindi bisogna cercare di mettere delle idee sul tavolo, insomma, concrete. No, io non ho gli strumenti o le capacità per dare una risposta a questa domanda, sinceramente, perché, come ripeto, mi occupo di altro. E d'altra parte, diciamo, adesso l'intelligenza artificiale pone un altro genere di problemi, no? Perché non se ne capisce la potenzialità. Il rischio è che poi, come sempre, a fianco alla sua potenzialità certamente, diciamo, positiva, ne sorga una anche di segno contrario. Però certo, potrebbe essere un'idea. Adesso come concretizzarla, ecco, sinceramente non posso dirlo. Non so se c'è qualcuno che è più esperto di me. Bene, direi che possiamo cominciare con la prevenzione, che mi sembra un primo passo. Insomma, quello che possiamo fare è sicuramente cominciare a parlare di prevenzione. Sì, è quello che ho detto, cominciare a parlare di prevenzione, riempire queste sale di ragazzi, abbassare l'età media dell'uditorio quando si fanno questi incontri, coinvolgere le scuole, coinvolgere le parrocchie, l'attività di Don Angelo Cassano naturalmente, è assolutamente meritoria, e partire da lì, cercare di avvicinarli, insomma, cercare di rendere questi temi, come dire, familiari, cioè nel senso che poi succede che molto spesso ci sono, no, dei contesti, degli ambiti che ritengono
lontano, estraneo questo problema, no? Quello del gioco d'azzardo, anche tra i giovani, dice, no, ma io non sono appassionato. Però ecco, bisogna partire invece dalla sensibilizzazione anche dei giovani che, grazie a Dio, sono lontani dall'idea del gioco, perché deve essere naturalmente un messaggio poi distribuito diciamo nel modo più articolato possibile. Ecco, questa è la mia opinione. Grazie al procuratore aggiunto Ciro Angelillis. Io ora do la parola ad Attilio Simeone, consulente della Commissione parlamentare antimafia e presidente della neonata Associazione Antiracket e Antiusura Gaetano Giordano e Rita Atria, di cui ci parlerà. Preferisco stare sempre in piedi io quando devo parlare, perché ho bisogno che il sangue mi circoli bene. Quindi se qualcuno può avvicinarmi il cosiddetto gelato, altrimenti parlo così. Allora, partiamo da una premessa. Intanto i ringraziamenti sono non solo dovuti e doverosi, ma sono soprattutto sentiti nei confronti di Avviso Pubblico, nei confronti di Biper, perché magari quello che ha detto il rappresentante riusciamo a raccontarlo anche al legislatore, cioè il rappresentante di Biper ci ha informati che loro riescono a bloccare le carte di credito quando registrano un uso anomalo di queste carte di credito. Bene, tutto questo in un piano di riordino di cui vi parlerò tra un po', ovviamente non c'è traccia, opportunamente non c'è traccia. Ringrazio le colleghe che vi vedo qui vicino di fronte a me, Silvia Panzarino, che è la coordinatrice del comitato, diciamo, dell'ordine degli avvocati relativamente al sovraindebitamento, a tutte queste procedure che riguardano la materia di cui stiamo parlando. Ringrazio la collega Paola Perchinunno, che è della coordinatrice o comunque del comitato famiglia, che riguarda appunto le materie di cui stiamo parlando, e mi avvio verso le mie considerazioni su queste due materie. Il mio professore Michele Costantino, con cui ho avuto il piacere, l'onore di collaborare per tanti anni nel suo studio, mi spronava: dobbiamo riattivare un'associazione. Questa associazione, sapete come l'aveva chiamata? Sapere, capire, cambiare. Perché sapere, capire, cambiare? Perché se noi non sappiamo, non sappiamo capire. E se noi non sappiamo capire, il cambiamento non lo vediamo, perché potremmo trovarci un muro di fronte. L'annuncio che ha appena fatto la moderatrice, a Bari è nata da una settimana l'associazione Antiracket e Antiusura dedicata a Gaetano Giordano, che è una vittima del racket, un imprenditore che ha detto di no, e a Rita Atria, una ragazza che in giovanissima età ha avuto il coraggio di buttarsi tra le braccia con la cognata che è qui presente. E mi rende il cuore molto felice la sua presenza, perché saluto con piacere l'onorevole Piera Aiello, che non solo è la prima testimone di giustizia in Italia, ma è la prima testimone ad essere diventata parlamentare, e con la quale abbiamo collaborato in Commissione Antimafia, affrontando proprio il tema dell'usura, ascoltando centinaia di imprenditori. Perché vedete, il tema dell'usura non è soltanto un fatto criminale, qui abbiamo ragione tutti quanti. Noi l'associazione l'abbiamo costituita, e ringrazio anche i colleghi del direttivo e i soci dell'associazione che sono presenti, non per affrontare il problema criminale. Lì ci pensa la magistratura, noi faremo il nostro dovere di accompagnare alle forze dell'ordine, come ricordava il dottor Portoghese, tutte le vittime, tutti quelli che vogliono denunciare. È un dovere, lo facciamo perché ci crediamo, ma la nostra mission è un'altra, è quella di arrivare prima
che si verifichi una condizione patologica di sovraindebitamento e arrivare prima che si verifichi una condizione patologica di gioco d'azzardo e arrivare prima che i criminali, prima dei criminali, poco prima facevo la battuta, abbiamo Giuseppe che è un ambulante del mercato, non so se passa prima la criminalità a riscuotere il pizzo o i vigili a riscuotere il canone di occupazione del suolo. Questa è un'immagine che vi affido, nel mercato di Bari, non altrove, a Bari succede questo. E allora perché sapere, capire, cambiare? Ecco, in questo senso noi vogliamo declinare la cosa. Se in Italia abbiamo 6 milioni di cittadini che sono in condizioni di povertà, dati Istat, non dati del sottoscritto, se in Italia abbiamo un consumo di gioco d'azzardo che quest'anno ha sfiorato i 150 miliardi di euro, vi invito a leggere il piano di riordino. Tra le prime finalità, io, guardate, forse provocatoriamente lo dico, io non credo che quel piano l'abbia scritto la politica, sono certo. Occupandomene da 20 anni di gioco d'azzardo riesco a leggere anche tra le righe, questo piano non l'ha scritto la politica, questo piano l'hanno scritto quei concessionari che vogliono accaparrarsi una fetta enorme di mercato. E guardate che noi ci guadagniamo ben poco, lo Stato non ha mai avuto il coraggio di fare i conti fino in fondo, perché a fronte di entrate poco più di 8-9 miliardi all'anno, io secondo me, secondo la mia percezione, se ne spendono più del doppio per curare come mancati introiti, perché la gente che va a giocare non lavora, il giocatore patologico lavora male, non dimenticherò mai un responsabile della sicurezza di un grandissimo centro commerciale dell'Interland Barese. Un sabato notte si ficca nei tubi dell'aerazione del centro commerciale per scendere nel cavò, dottor Portoghese. Aveva un debito con gli usurai di 25.000 euro. Si ficca, arriva nel cavò giù, prende, considerate che questo centro commerciale il sabato sera raccoglie entrate per circa 3 milioni e mezzo di euro, prende 25.000 euro e fa la strada di ritorno. Dice: avvocato, mi sono serviti per pagare gli usurai perché non ce la facevo più. Dico: non hai preso manco i soldi per pagare l'avvocato. Dico: almeno una cosa. Capite l'aspetto distorsivo? Tanto il reato l'avevi commesso ed era lo stesso, è stato licenziato. È talmente tanta l'alterazione in questo senso da alterarne proprio la percezione della realtà. È fin troppo evidente, quindi, quando... Sta andando via, dottore, buona serata, a presto. E grazie, grazie. Quindi è talmente tanto elevata la percezione che la stessa analisi noi la dobbiamo fare sulla questione dell'usura. Per capirla bene l'usura, noi abbiamo una legge del 1996. Quanti anni sono passati? 28 anni. La criminalità 28 anni fa lavorava con la pistola. Il figlio del criminale oggi si è laureato, sta a Milano, no? E fa commette reati con gli smartphone, con il computer. I meccanismi, lo dicevo prima degli amici, i meccanismi della legge antiusura del 96 invece sono rimasti identici. C'è qualcosa che non va se pensiamo che l'usura è solo un fatto criminale. L'usura non è un fatto criminale, è soprattutto un fatto sociale e un fatto economico. Nel 2008 abbiamo avuto la crisi sui mutui, nel 2011 abbiamo avuto la crisi del debito sovrano, è arrivato il Covid, la guerra in Ucraina che ha alterato i prezzi, e queste sono le analisi che meritano invece di essere fatte. Pertanto un lavoro grande noi lo faremo come associazione, e vedo anche presente il professor Capozza, prima lo stimolo della prevenzione ad andare nelle scuole,
Il professore ha lavorato 40 anni nelle scuole e ci affiancherà in questa missione dell'associazione, e mi auguro di poter incontrare tanti studenti, ma anche Piera si metterà a disposizione in questo, per cui dal mio punto di vista non farò mai mancare l'impegno sia con il Consiglio dell'Ordine sia con l'ufficio del commissario antiracket e antiusura, perché dobbiamo aprire un tavolo di riflessione su che cosa è diventata oggi l'usura, su che cosa è diventata oggi l'estorsione. Guardate, anche le associazioni devono fare un passo in avanti. Abbiamo la prevenzione che ancora risente dei meccanismi del 96, però nel frattempo sono intervenute le leggi sul sovraindebitamento, il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Hanno tecnicamente tante cose che non vanno, ma lo spirito di queste due leggi è nobile, bisogna valorizzarlo. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto evitare di rispedire indietro i soldi dello Stato. Oggi i soldi della prevenzione antiusura per le imprese sono gestite dai Cofidi. Sapete che i Cofidi non spendono i soldi per le imprese? Li restituiscono allo Stato? La mia idea qual è? Dobbiamo agganciare, ecco la nuova forma di associazionismo, dobbiamo agganciare il fondo di prevenzione alle leggi sul sovraindebitamento e sulla legge sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza, perché l'imprenditore, vedete, già ricorda tardi di avere un problema all'interno dell'azienda. Oltretutto la legge imporrebbe ai suoi consulenti di avvisare l'imprenditore quando è in una condizione di crisi. Vi immaginate il consulente avvocato o commercialista che deve dire al datore di lavoro, che magari lo paga perché ovviamente si fa pagare la consulenza, dice: guarda che siamo in un momento di crisi, dobbiamo portare i libri in tribunale. Ma come fai a dirlo? Nessun professionista lo farebbe questo qui, ma non per una questione di deontologia professionale, perché tranquillamente toglie te e ne mette un altro. Quindi allora dobbiamo studiare queste nuove forme e dobbiamo certamente chiedere al legislatore di approntare le opportune modifiche. Così come in tema di gioco d'azzardo, il nuovo piano di riordino sul gioco a distanza prevede che le società che concessionarie possono avere la loro sede, ad esempio, in un paese dell'Unione Europea. Ma voi vi immaginate un giocatore che cade nella patologia per una offerta particolarmente aggressiva o per modalità dell'offerta che hanno leso evidentemente dei diritti? Vi immaginate quel giocatore fare causa a una società che ha la propria sede in Olanda, in Francia, in Germania? Sarebbe praticamente impossibile. Oltretutto, questo piano di riordino prevede la mancanza di trasparenza, cioè legittima l'azionista che ha una quota meno del 2% della società a non dichiararsi. Ma come puoi pretendere che, se tu fai una lotta alla criminalità organizzata, società così grandi di dimensioni e di patrimonio, il 2% sono numeri interessanti. Sono numeri importanti, e tu gli stai dicendo: guarda, puoi anche non dichiarare la tua identità. Allora, io concludo qui, magari se ci sono delle sollecitazioni, perché poi alla fine la mente mi si affolla di tante cose che vorrei dire. Per me oggi la società barese è infiltrata profondamente dai fenomeni dell'usura e dell'estorsione. I numeri ufficiali mi preoccupano altrettanto, perché se dovessi giudicare il fenomeno dell'usura dai numeri ufficiali, che sono che nel 2023 a Bari abbiamo avuto 2 denunce per usura. Vi sembra possibile? A Bari e provincia, 2 denunce per usura. Mi sono appuntato il dato che ci ha dato l'ufficio del commissario quando abbiamo fatto il comitato di sicurezza recentemente a Barletta: 2 denunce per usura e 9 per estorsione. Ma vi sembra questa la fotografia della nostra realtà economica? Assolutamente no. E se le persone non denunciano, la colpa non è né delle persone e né delle associazioni.
a mio avviso la responsabilità nostra sta nel fatto che con coraggio dobbiamo dire al legislatore, dobbiamo sederci attorno ad un tavolo perché dobbiamo riprendere un percorso di riflessione di quella che era l'economia e le società del 96 rispetto a quella attuale, e sulla base di questa consapevolezza avere il coraggio di proporre delle nuove misure, perché oggi quando si riconosce ad un imprenditore il mutuo, mediamente, la dottoressa mi smentirà se dico un dato falso, mediamente dopo 800 giorni dalla denuncia, per me c'è un problema grandissimo, perché dopo 800 giorni di quella impresa non resta nulla. Quindi se il dato è, capiamo la sofferenza dei mutui antiusura perché non vengono restituiti, non vengono restituiti perché oggi fare impresa è un fatto scientifico, non è un fatto come accadeva 30 anni fa dove le fatture potevano o non potevano essere emesse. Oggi ci sono talmente tanti controlli incrociati, ma semplicemente fare impresa richiede, pensate alla 231, non voglio addentrarmi in questi meccanismi incomprensibili, ma e quindi è necessario che la nuova legge antiusura sia, abbia risposte concrete anche in questo senso, assicurando agli imprenditori i benefici dello Stato in 60, massimo 120 giorni. Se ci diamo questi tempi, io ci sto a lavorarci al tavolo. Noi dell'Associazione Giordano Atria ci stiamo a lavorarci, perché così come ho citato il professore Capozza, che ci darà una grande mano con le scuole e con le università, adesso mi diceva che ha preso già contatti con l'Università di Venezia, perciò vorremmo partire intanto, ecco, in questo senso. Però ci piace Venezia, ci piace la sua forza di volontà. Allo stesso modo abbiamo anche altri soci e altri volontari dell'associazione che sono impegnatissimi in questa materia, e sono veramente, ringrazio veramente di cuore, perché hanno accettato l'invito a mettersi in gioco come cittadinanza attiva. Grazie. Per una comunicazione di servizio, inizieremo a distribuire, io e il mio collega, dei QR code, sono dei questionari di valutazione. Vi chiediamo di compilarli ora, durante, domani, di farlo però con massima sincerità, perché ci aiutano a migliorarci e a fare degli eventi che abbiano sempre più senso e più impatto. Quindi grazie e di notte la parola. Sì, no, puoi lasciarlo qui. Se ci sono delle domande per l'avvocato? Nulla? Stranamente sono stato chiaro. Prego, vengo io. Si sente? Ok. Più che una domanda, è una cosa, perché Attilio Simeone è una persona troppo umile, non dice il lavoro che è stato fatto nella 18ª legislatura proprio su questi argomenti. Noi abbiamo sentito tantissimi imprenditori, lui parlava di tempi lunghi dove l'imprenditore molto spesso perde l'azienda. Ora io le voglio chiederti una cosa, Attilio, vorrei che lo dicesse alle persone qui. Abbiamo saputo di una modifica per quanto riguarda la legge attuale, dove si paventa che nelle aziende vogliono mettere un tutor. In pratica, io titolare di azienda, magari un'azienda che ha 50 anni, 60 anni, che era di mio padre, a un certo punto entro in difficoltà perché magari mi viene chiesto il pizzo o per qualsiasi altra cosa, e lo Stato mi impone un tutor. Io da proprietario divento garzone. Molto spesso, quando le aziende vengono prese in carico da qualcuno che magari non ha gli strumenti giusti, queste aziende le abbiamo viste fallire, perché nel 2018 noi abbiamo sentito tantissimi imprenditori, gente che aspetta dopo 8 anni un ristoro dallo Stato. Questi imprenditori ci hanno chiesto che non vogliono mutui, non vogliono soldi allo Stato, ma vogliono che lo Stato gli faccia da garante
per acquistare il denaro subito, perché le aziende hanno bisogno di ristoro subito. Ora Attilio, vorrei sapere da te cosa ne pensi di questa ipotetica proposta che c'è in atto per questi famosi tutor. Io non sono d'accordo, ora vorrei sapere pure come la pensi, come la vedi. Grazie. Rispondo subito, grazie Piera per la sollecitazione. Rispondo subito con un esempio. Stiamo seguendo come associazione anti-racket neonata, sembra strano, ma abbiamo avuto subito un battesimo del fuoco, perché stiamo seguendo un imprenditore agricolo, dottoressa, su Foggia, proprietario di 700 ettari di terreno. 700 ettari è praticamente più di mezza Bari, immagino. Ieri mattina lui ha la scorta, è stato riconosciuto, gli è stata riconosciuta la protezione piena, quindi ha la scorta, ha un tutor sostanzialmente, no? Rispondo in questo modo sperando di essere di esaurire la tua domanda. Quindi ha una scorta che sta in azienda con lui. Ieri mattina vanno a fargli visita membri della criminalità foggiana, i quali dicono letteralmente alla scorta: poi levatevi, andate via, glielo dicono in malo modo, io sono stato estremamente gentile. I membri della scorta che cosa fanno? Girano le spalle e vanno via. Non identificano nemmeno quei soggetti. Dottoressa, noi non sappiamo chi è andato a fargli visita. Sappiamo anche dai membri della scorta che ha ricevuto questa visita. Allora, vedete, a volte nelle migliori intenzioni del legislatore, perché non voglio immaginare il contrario, l'opera del tutor in azienda è un'opera eccezionale, ma il tutor, l'imprenditore, intanto non deve essere spossessato dalla sua autonomia di imprenditore, perché non sarebbe più un imprenditore. E in più i soldi non glieli puoi dare 800 giorni, perché quel tutor che dovrebbe coadiuvare l'imprenditore, quali strumenti professionali avrebbe a disposizione? Dovrebbe soltanto, nella maggior parte dei casi, arrendersi e dire allo Stato stesso: guarda Stato, quest'impresa, tu mi hai riconosciuto i soldi, non ha la possibilità di reimmettersi nell'economia legale perché è troppo tardi. Quindi dovrebbe essere garante del fatto che i soldi in un certo senso vengano salvaguardati. E in questo modo però avremo una vittima, come si suol dire, in una sala operatoria, l'operazione è riuscita perché gli sono stati riconosciuti i soldi, ma il malato è morto, nel senso che non abbiamo la possibilità di reimmetterlo nell'economia legale. Allora io propongo e riproporrò un'altra visione. I soldi alla vittima vanno dati immediatamente, perché lo Stato alla vittima può chiedere l'atto di coraggio della denuncia. Non può imporgli una presenza costante e continua in tribunale. Deve pretendere che l'imprenditore ritorni a fare l'imprenditore, non che partecipi a tempo pieno alle udienze penali, sapendo che cosa comporta psicologicamente un processo penale. Anche perché, vedete, nella nostra esperienza, non tutti i fatti reato, anzi, non tutti i fatti vengono poi elevati a fatto reato, ma solo a quelli che possono essere dimostrati in fase dibattimentale. L'usura non è soltanto quella. Quindi, questo è un discorso. Sulla quantificazione del danno c'è un altro discorso. Reimmettere l'impresa nell'economia legale non significa riconoscergli soltanto il quantum usura, ma significa riconoscergli qualche cosa di più che gli consenta di ritornare ad occupare quei livelli di impresa nel mercato, per rendere quell'impresa competitiva, perché deve recuperare del tempo rispetto ai suoi competitor,
Ecco perché è cambiata l'economia e la società rispetto a 30 anni fa. Queste sono le valutazioni che bisogna fare. Per cui se il legislatore è dotato di tante buonissime intenzioni, di fatto, se manca una riflessione alla base, l'istituto del tutor, sul quale io non sono contrario per definizione, ma necessariamente deve essere incastonato in un processo temporale ben definito e non semplicemente lo metto lì perché deve salvaguardare il fondo, perché altrimenti mi arriva la Corte dei Conti e mi fa le pulci, dottoressa, giusto? Cioè, non è soltanto questo il problema. Quindi è una visione un po' più ampia della questione. Il tutor va bene se noi riconosciamo una massima protezione alla vittima, dove io per protezione appunto intendo dire mettigli un tutor accanto, ma i soldi glieli dai in 60 giorni, un po' prima glieli dai i soldi, non lo fai aspettare tanto tempo, anche meno, a volte anche meno, mediamente quella è il dato. Poi vedo che ho sollecitato sì, la dottoressa infatti all'intervento, che ovviamente è dell'ufficio del commissario, mi fa piacere. Dunque, la figura del tutor non è per preservare il fondo, è proprio a favore della vittima, perché con il tutor, senza tutor noi abbiamo l'85% come percentuale di morosità. Dunque abbiamo l'85% di morosità e dunque questo significa che le somme non vengono correttamente reimpiegate. Noi dobbiamo dare conto di come, lei lo saprà, l'imprenditore fa un resoconto, lo valutiamo, a seguito di questa valutazione, se lui ha correttamente reimpiegato quelle somme, il mutuo è suo, nessuno glielo tocca, viene toccato nel momento in cui non ha reimpiegato quelle somme. C'è un 85% di morosità, vuol dire che 8 su 10 imprenditori non lo reimpiegano e quindi aiutiamo queste persone a capire come reinserirsi nell'economia legale. Questa, diciamo, è la ratio dell'intervento legislativo. La Corte sì, ovviamente controlla come i fondi vengono distribuiti, ma è un nobile intento quello del tutor, a vantaggio e a sostegno della vittima. Spero di aver riconosciuto il nobile intento. No, poi che questo sia efficace ne possiamo parlare. Ma... grazie. Sì, buonasera a tutti, io sono Benny, sono un giocatore compulsivo. Stasera ho sentito parlare tanto a livello legislativo, giuridico, della problematica del gioco d'azzardo. Io voglio comunque oggi parlare, insomma, che dietro al gioco d'azzardo comunque ci sono delle persone che hanno sicuramente permesso, parlo di me stesso, permesso al gioco di entrare nella mia vita, inizialmente come un piacere, poi questo piacere è diventato sempre più necessità, bisogno di giocare, di riempire dei vuoti, e poi crescendo sempre più in età, crescendo anche le disponibilità economiche da destinare al gioco, ho perso la possibilità di gestire, insomma, il problema gioco. Io non avevo più potere sul gioco. Io ho permesso al gioco di farmi togliere tutto, ho perso tutto per colpa del gioco, ho perso tutto dal punto di vista economico, ho perso tutto dal punto di vista inizialmente comunque anche familiare, morale. Il gioco ha questo potere di toglierti tutto. Sicuramente la mia più grossa difficoltà è stata quella di chiedere aiuto, perché comunque poi nel tempo ho visto che c'è tanta gente comunque disposta ad aiutare. Io sono arrivato per la prima volta un po' di anni fa in un'associazione di automutuo aiuto, un'associazione di giocatori anonimi, che mi ha dato la possibilità di fare una scelta, mi ha dato la possibilità di smettere di giocare. Io oggi con orgoglio posso dire che sono più di 5 anni che non gioco, 5 anni in cui la mia vita è cambiata nuovamente in meglio, dove ho avuto la possibilità di recuperare gli affetti familiari,
perché in tutto questo nella problematica di un giocatore non è una problematica del singolo, ma è una problematica che comunque poi coinvolge tutto un contesto familiare, perché alla fine poi i problemi del singolo diventano problemi della moglie, dei familiari, tutte le persone che lo circondano. Per questo, oltre all'associazione di cui oggi faccio parte, di Giocatori Anonimi, c'è anche un'associazione di familiari chiamata Gamanon, che dà supporto comunque anche ai familiari dei giocatori nel sostegno, insomma, nel recupero morale, soprattutto da questa grossa problematica della dipendenza al gioco d'azzardo. Ho sentito prima parlare di prevenzione e sicuramente va fatta. Sicuramente l'obiettivo nostro come associazione è quello di incontrare più ragazzi possibili nelle scuole, in qualsiasi luogo, nelle chiese. Secondo lei c'è coscienza di quanto è, diciamo, di quello che comporta il gioco d'azzardo? Cioè, si ha idea di dove si arriva partendo magari da un gratta e vinci per arrivare a, insomma, ad altro? Durante la compulsione posso dire di no, nel senso che comunque io personalmente non avevo più potere sul gioco, quindi tutto quello che una mente normale non accetta o giustamente ritiene impossibile che si verifichino determinate situazioni, un giocatore compulsivo non ha potere sul gioco, quindi gli effetti negativi che quella giocata o che quel meccanismo di gioco quotidiano sta creando nella propria vita non lo concepisce, cioè non lo accetta, cioè, l'obiettivo è solo quello di giocare, ma non diventa più un obiettivo quello di giocare per vincere, diventa un giocare per riempire del tempo, fino ad arrivare proprio all'autodistruzione, sotto tutti i punti di vista. Ci sono delle domande? Sì. Buonasera, volevo rispondere a quella riflessione che ha fatto lei prima, quando ha detto c'è una particolare comunione fra il gratta e vinci che passa a un altro gioco. Non è il gratta e vinci o la giocata all'otto o una giocata con una tris, è soltanto, attenzione a quello che dico, una vincita. Se volete bene a qualcuno e lo vedete giocare, auguratevi che non vinca mai, perché se vince è l'inizio della fine. Grazie. Ci sono altre domande? Grazie mille per averci, insomma, raccontato la tua storia. Grazie. E ora accanto a me c'è colui il quale individua, insomma, o comunque aiuta, dà una mano a chi soffre di questa patologia, possiamo chiamarla così. Parliamo di Guido Di Sciascio, che lavora nell'ASL come responsabile del Dipartimento delle Dipendenze. Allora, cominciamo col dire con questo. Come si può, esiste il profilo, diciamo, tipico del giocatore d'azzardo? Buongiorno, buonasera a tutti, mi alzo anch'io che preferisco parlare in piedi. Chiaramente ringrazio gli organizzatori di questo splendido evento per avermi invitato e ringrazio tutti voi anche per l'attenzione e la pazienza con la quale state vivendo questo pomeriggio insieme a noi. Credo di essere avvantaggiato da un certo punto di vista rispetto al parlare di questa problematica in un ambiente non per me consueto, nel senso che i miei ascoltatori non sono gente, come dire, addetta ai lavori dal punto di vista medico, però tutti voi, da quello che si è evinto in questo pomeriggio, avete una profonda consapevolezza del significato di malattia
di questa condizione. Quindi siamo per fortuna lontani da quello che, insomma, io ero ragazzino quando si parlava di vizio di gioco, quindi vizio inteso in un'accezione assolutamente negativa, di colpa in un qualche modo, mentre, come voi sapete, l'accezione di malattia chiaramente solleva dalla colpa, nessuno di noi può considerarsi colpevole di essere ammalato. E questo già è un passo avanti, però questo, diciamo, è un campione selezionato di persone, perché il fatto di essere qua ovviamente significa che si è già in qualche modo vicini a per varie ragioni naturalmente a questa tipologia di problematica, e quindi si è fatto già un passo avanti anche da un punto di vista culturale nel significato da attribuire a questa che noi chiamiamo malattia, giustamente. Non è per così per tutti, voglio dire. Quindi comunque c'è qualcosa ancora da fare. Da un punto di vista proprio strettamente medico, perché io faccio quello nella vita e faccio in questo momento, ho la responsabilità del Dipartimento anche delle dipendenze patologiche, perché questa è una dipendenza patologica a tutti gli effetti, è una di quelle che vengono chiamate dipendenze senza sostanza, perché in qualche modo si devono differenziare da quelle cosiddette classiche dipendenze da eroina, cocaina, tutto quello che volete voi, e per identificare comunque un meccanismo che è sovrapponibile, attenzione, da un punto di vista sia neurobiologico sia comportamentale. Direttore, mi scusi se la interrompo. Dica. Possiamo anche dire che è stata aggiunta questa, perché prima era, diciamo, si era focalizzato in questo dipartimento su appunto problemi con droga, alcol, eccetera. Vabbè, il fatto perché... che questo sia diventato un fenomeno reale, una patologia importante, vi ha costretti, insomma, in qualche modo a integrare, cioè, l'intervento. La medicina comunque chiaramente si adopera per intervenire su quelli che sono i bisogni di salute pubblica. È chiaro che se cresce una domanda in un certo qual modo da questo punto di vista, deve necessariamente il sistema rispondere con una attivazione di maggiori, diciamo, attività rispetto alla risposta terapeutica. Quindi è chiaro che se arriva la pandemia, chiaramente bisogna attivare tutto il sistema della risposta diciamo, delle malattie infettive, e se invece succedono cose di questo genere noi dobbiamo rispondere con le armi a nostra disposizione. Da un punto di vista anche definitorio, come voi sapete, fino a un po' di tempo fa si parla, e si parla ancora, insomma, si parlava di GAP, no? Quando si parlava di gioco d'azzardo patologico. Da qualche anno a questa parte diciamo, l'acronimo corretto è DGA, cioè disturbo da gioco d'azzardo, che la qualcosa non è una banale, come dire, problematica di tipo semantico, cioè questa definizione identifica in modo significativo il concetto di una malattia, cioè che stiamo parlando di un disturbo vero e proprio. E quindi questa definizione oggi è quella accettata a livello internazionale, e soprattutto indica in questa condizione appunto un comportamento che è un disturbato naturalmente, rientrante in quella categoria appunto delle dipendenze comportamentali, che sono tante, attenzione, prima si è parlato, non so, di internet, della dipendenza da internet, è una cosa che ormai è dilagante, soprattutto nelle fasce più, diciamo, giovani della popolazione, il che ovviamente è ancora più preoccupante in termini prospettici dal momento che stiamo parlando, certo, di bambini. Quello che può determinare, così come tante malattie, è chiaramente una condizione pericolosa sia per l'individuo ma anche a livello sociale naturalmente, oltre a tutte le problematiche di dannosità che abbiamo visto individuali, familiari e di tutta la comunità. Che cos'è il DGA? L'abbiamo capito anche dalla interessantissima e accurata testimonianza della persona che poco fa ha parlato della sua esperienza, e questo si manifesta appunto, come vedete, una ripetizione ossessiva, ma soprattutto del comportamento, ma soprattutto con un'invasione incontenibile della problematica all'interno di tutta la propria vita, certo, e anche di quella delle persone che ci sono poi accanto, quindi della famiglia e di tutti i, diciamo, i correlati sociali. E nell'ambito anche della classificazione, il DSM è un manuale di classificazione dei disturbi psichici che esiste a livello internazionale, è stato progressivamente cambiato il nome, ma soprattutto la collocazione, perché se una volta
questo disturbo, che comunque è conosciuto da sempre, perché non è che è nato con noi, e veniva, diciamo, inquadrato all'interno dei disturbi del controllo degli impulsi, come se una persona fosse incapace di contenere il proprio impulso, oggi viene correttamente inserito nei disturbi correlati a sostanza e disturbi da addiction, quindi esattamente come le, diciamo, dipendenze di cui parlavamo poc'anzi, che sono quelle più facilmente note. Chiaramente, come tutte le malattie, qualunque esse siano, richiedono per fare la diagnosi il soddisfacimento di alcuni criteri diagnostici e quindi anche determinare dei livelli di gravità differenti, per cui a seconda di quelle che sono diciamo, la presenza di alcuni sintomi, quantitativamente parlando, noi distinguiamo una forma lieve, una forma moderata, una forma grave. Questi sono i sintomi più importanti, quelli che sono necessari per poter fare la diagnosi. Chiaramente non mi dilungo troppo, ma tutti voi più o meno potete leggere e intendere a che cosa ci stiamo riferendo, e quindi la condizione, diciamo, la possibilità di fare una diagnosi di questa condizione è ascritta appunto alla presenza e alla numerosità di questi sintomi. Ora vediamo qual è il fenomeno da un punto di vista di quella che è l'osservazione dal punto di vista degli operatori della salute. Allora, questa è una stima di qualche anno fa fatta dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto alla popolazione italiana interessata dal gioco d'azzardo. Allora, su 60 milioni circa di persone che esistono in questo paese, uno su due nella vita ha avuto un'esperienza di gioco d'azzardo. Quindi stiamo parlando di un fenomeno molto diffuso. Poi, naturalmente, la fetta che riguarda i giocatori problematici e i giocatori patologici, per fortuna è un po' inferiore, ma i patologici, cioè quelli che hanno dei sintomi veri e propri che necessitano di trattamento e che hanno tutta una serie di correlati comportamentali importanti, ormai si attestano oggigiorno intorno al 1,5 milioni in tutto il nostro paese, che ovviamente non sono numeri di poco conto. Questa è una distribuzione di quello che è, diciamo, l'impatto che ha sulla popolazione. E la cosa largamente preoccupante è anche e soprattutto l'impatto sulla popolazione dei minori, perché questo fenomeno, grazie a internet, sta dilagando anche nella popolazione dei minori, perché è chiaro che i maggiorenni hanno, diciamo, possibilità di entrare in altri sistemi più evoluti, diciamo così, ma i minorenni attraverso il telefonino possono fare tutto quello che si vuole da questo punto di vista. Questa è la stima italiana, 1,5 milioni di persone che in qualche modo sono giocatori patologici, ma ce ne sono almeno 8,5 milioni, se non di più, che possono essere comunque ascrivibili all'area dei giocatori a vario livello di rischio. Quindi comunque stiamo parlando di un fenomeno veramente molto molto impattante, la salute pubblica. Questo per darvi un'idea. È il tempo di vita investito, si fa per dire, in azzardo, e vedete che cosa significa quando andiamo a misurare, diciamo così, l'impegno delle varie forme tipo new slot, videolotteri, gratta e vinci, giochi online, giochi tradizionali. Totale delle operazioni di gioco, stiamo parlando di oltre 70 milioni di giornate lavorative perse in funzione del tempo, diciamo, utilizzato in questi comportamenti. Prima ho sentito un commento di uno spettatore di stasera che diceva: speriamo che non vinca mai, perché effettivamente nello sviluppo del gioco patologico c'è, in moltissimi casi, quando noi vediamo i giocatori che sono diventati giocatori patologici, c'è un primum movens che è una grande vincita, o anche una vincita non enorme, ma comunque una vincita soddisfacente. Questo lo spiego in parole poi perché è negativo, perché noi stiamo parlando di una problematica che crea dipendenza, quindi stiamo parlando di una condizione che funziona nel nostro cervello in una certa maniera, cioè noi abbiamo dei certi, ora non voglio fare una cosa troppo complicata, quindi cerco di spiegarla facilmente, noi abbiamo dei centri nel cervello che servono a garantire in qualche modo un reward, si chiama, cioè un fenomeno di ricompensa. Allora, noi diventiamo dipendenti dalle cose che ci danno piacere.
Cioè non si diventa dipendenti da una cosa che ti fa stare male, attenzione, in prima battuta. Poi dopo le conseguenze della dipendenza possono portare a far star male. Ma il primo impatto è gratificante, per cui ovviamente uno non diventa dipendente da una cosa che improvvisamente gli fa schifo. Se beve una cosa che è amara a un bambino, non gli piace, non la vuole riprendere. Mentre se prova una cosa gradevole, può rischiare di entrare nel loop della dipendenza. Quindi, stessa cosa succede nei comportamenti. Allora, se c'è una prima fase vincente, cioè in cui questa cosa viene poi va a rinforzare l'idea che questo fenomeno piacevole, gratificante, possa essere ripetuto e quindi si innesca il loop che porta poi inevitabilmente alla fase perdente e poi purtroppo alla fase della disperazione, quella nella quale poi noi vediamo molte persone che poi sono disperate perché non hanno più nessuna possibilità né di uscire dal comportamento di dipendenza che diventa un loop irrefrenabile, né soprattutto a fare fronte a tutte le conseguenze, se ne è parlato in varia misura in questo pomeriggio, del proprio comportamento a livello della famiglia, del lavoro, dei rapporti sociali e via discorrendo. Quali possono essere i trattamenti? Noi oggi formuliamo in medicina i cosiddetti PDTA, cioè i percorsi, i piani diagnostico-terapeutici assistenziali. Quindi diciamo dei programmi, dei progetti di cura che naturalmente tendono a essere orientati a seconda dei vari quadri che dobbiamo trattare per quelle che sono le necessità di trattamento specifico. Nel DGA noi abbiamo programmi che coinvolgono anche le famiglie naturalmente, che si avvalgono di professionalità ormai sempre più qualificate e formate, perché come lei diceva prima, fino a qualche anno fa non venivano neanche considerati all'interno, quindi non avevamo neanche tanti operatori formati al trattamento di queste forme. Oggi questa cosa la stiamo progressivamente sanando in tutto il paese. Noi nella nostra ASL abbiamo, e quindi nel nostro dipartimento, abbiamo un gruppo di operatori formati e capaci di affrontare questa tipologia di problema. I trattamenti più adottati sono di varia natura a seconda del grado di sofferenza. Ci sono anche delle terapie farmacologiche che si possono usare, le psicoterapie, i gruppi di automutuo aiuto, anche trattamenti residenziali, cioè all'interno di vere e proprie comunità terapeutiche naturalmente, con programmi ovviamente residenziali di breve durata e non particolarmente prolungata. E naturalmente è necessaria anche la consulenza legale e il tutoraggio economico, perché come abbiamo sentito poc'anzi sono altri aspetti che hanno comunque una valenza terapeutica all'interno di un progetto più articolato. Per quanto riguarda ovviamente le premesse di un percorso terapeutico, è necessario l'individuazione di quella che deve essere la costruzione di un progetto specifico, quindi la valutazione della tipologia del giocatore, la scelta degli strumenti più adeguati, la tipologia di setting e naturalmente di modalità di trattamento, se all'interno per esempio di un gruppo o semplicemente individuale. Questa ora non ve la voglio complicare la cosa, ma è importante comprendere, perché stiamo parlando di una malattia che, come tutte le malattie, prevedono una condizione preesistente di vulnerabilità. Quindi ciascuno di noi non sa a che cosa è vulnerabile. Nessuno di noi nasce sapendo io sono vulnerabile a quello, quindi là non mi devo avvicinare. Purtroppo non lo sappiamo. Lo scopriamo purtroppo dopo che ci siamo avvicinati a determinate cose. Quindi una certa vulnerabilità esiste sempre, sia di natura emotiva che di natura meramente biologica. E naturalmente poi ci sono tutta una serie di fattori che possono, diciamo così, concatenarsi. È chiaro che, come è ovvio che accada per tante altre condizioni, l'offerta provoca un incremento, certo, ovviamente della presenza di, per esempio, di un fenomeno come la dipendenza. È chiaro che se non ci fosse tanta disponibilità di cibo, nessuno diventerebbe obeso. Certo. Nei paesi africani non c'è l'anoressia. Come mai? Faccio per dire. E quindi evidentemente dobbiamo anche ragionare rispetto a quello che è l'offerta che viene fatta. Oggi cresce questa offerta di disponibilità, di possibilità di fare questa tipologia di comportamento e quindi ovviamente crescono le condizioni di questo genere.
Ci sono descritte in letteratura storicamente diverse tipologie di gambler, no? Di persona. Qui vedete la tipologia 1, quella che è la meno grave, quella che ha una migliore prognosi. E qui vedete, diciamo, con persone che per esempio non hanno un grosso background di sofferenza psicologica e quindi in qualche modo sono più, diciamo, propensi a guarire rispetto a questo, a questa condizione. Ci sono invece altri tipi di tipologia, proprio di caratteristiche personologiche e quindi anche di traduzione psicopatologica di queste caratteristiche, che possono ovviamente avere una compromissione con il gioco molto più marcata, così come la tipologia 3, che è quella, insomma, in cui sono persone che hanno una grave vulnerabilità biologica, hanno una tendenza all'impulsività, a comportamenti antisociali naturalmente, e soprattutto hanno una bassissima motivazione a cercare di affrontare il problema e quindi anche una bassissima adesione ai trattamenti terapeutici offerti. Un'altra cosa che va detta è che oggi noi nel mondo assistiamo, non soltanto qua da noi, assistiamo a un incremento spaventoso del cosiddetto poliabuso, cioè la dipendenza da una singola condizione, che sia una sostanza o che sia un comportamento, da sola è rara. Cioè purtroppo noi assistiamo a un fenomeno che si chiama di comorbidità da questo punto di vista, cioè più a una, quindi a una polidipendenza. E molto spesso il DGA, cioè il disturbo del gioco d'azzardo, si associa anche alla dipendenza da alcol o da altre sostanze stupefacenti, in particolare la cocaina o la cannabis. Come si fa, sto andando verso le conclusioni, come si fa la diagnosi? Si fa attraverso una serie di strumenti, diciamo, di test per intenderci, ma su questi non vi tedio particolarmente. Esistono gli strumenti diagnostici anche più specifici, ma soprattutto esiste un nuovo strumento che è stato messo in campo da poco tempo, da pochi anni, e che è diventato uno strumento largamente impiegato nei servizi specialistici come quelli del nostro dipartimento, che è il GPQ, cioè Gambling Pathways Questionnaire, che è praticamente un questionario che riguarda, diciamo così, i pathways, cioè i percorsi del gambling. E qui vedete come viene, diciamo, quali sono le aree che vengono diciamo misurate da questo strumento, quindi la dimensione umore, la dimensione presenza di traumi nell'infanzia, la gestione dello stress, la propensione al rischio, i comportamenti e così via. E questo è uno strumento utile perché ci permette di fare uno screening diagnostico e quindi di selezionare, tra virgolette, le persone che poi richiedono trattamenti specifici. E vado a concludere facendovi vedere sommariamente qualche dato del nostro dipartimento. Questo è il numero dei pazienti in carico, che naturalmente è molto più basso dei pazienti che ci sono veramente, perché quelli che sono in carico sono quelli che accedono al servizio perché chiedono di essere aiutati. Abbiamo nel nostro dipartimento in questo momento in carico 850 persone, ma ce ne sono molte di più che non chiedono aiuto e che quindi non vengono, come dire, attenzionate da questo punto di vista. Suddivise nelle due aree del nostro dipartimento, quindi nel nord e nel sud barese, vedete, con una percentuale che si attesta intorno al 40% nel nord e 25% nel sud. La classe di età prevalente di quelli che appunto accedono ai servizi è superiore ai 30 anni, cioè diciamo sono gli adulti. I più giovani sono un po' meno, ma questo non vuol dire che sia la vera fotografia, perché vuol dire che quelli più grandi sono quelli che chiedono di essere curati e quelli più giovani non lo fanno ancora. Chiudo, vi faccio vedere semplicemente le attività che sono previste dal piano operativo regionale per il contrasto al gioco d'azzardo rispetto a quello che facciamo come dipartimento, sia in termini di attività di prevenzione, perché quello è un lavoro fondamentale, se ne è parlato anche lei prima, accennava a questa condizione, senza prevenzione non si va da nessuna parte in tutta la medicina naturalmente, e la prevenzione è estremamente importante in questa condizione, e poi quelle che sono evidentemente le attività specialistiche, cioè tutte le iniziative che vengono messe in campo laddove poi in realtà abbiamo bisogno di trattare
le persone con questo problema. Io spero di aver dato una panoramica generale di quelli che sono gli aspetti clinici, perché di una malattia stiamo parlando naturalmente, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, direttore, una domanda gliela faccio io. Quando arrivano da lei, è una scelta, cioè hanno capito di avere un problema o vengono spinti dalla famiglia, o qual è generalmente? Non c'è una regola fissa, ovviamente, perché in genere l'accesso a una cura o comunque la richiesta di cura nasce in gran parte dei casi dal raggiungimento di quella che ormai nella letteratura internazionale si chiama awareness, cioè capacità di comprendere, di essere consapevoli. Alcune volte... No, le faccio questa domanda, perché forse è più difficile, ecco, è più difficile sentirsi dipendenti dal gioco rispetto alla droga, insomma, anche per una forma di come dire, di cultura, no? Cioè la droga generalmente si è consapevoli che può portare a forme di dipendenza. Ma questo non dalla parte di chi ne ha affetto, sta dicendo lei, cioè sì, da parte dell'opinione pubblica. Sì, ma chi ne ha affetto questa dipendenza la riconosce? La riconosce come? Se lei ha sentito prima quello che diceva il nostro amico poc'anzi, è esattamente quello, cioè quando appunto tu non fai più una cosa perché ti piace farla, perché sei costretto a farla, semplicemente perché sei dipendente, e quindi non è più una condizione piacevole, non riesci neanche a capire perché lo continui a fare, ma lo fai, e quella è dipendenza. Ci sono domande? Una alla volta. Aspetta, prendiamo il gelato. Allora, direttore, questo è suo, che si può rispondere. Se posso nel frattempo integrare un dato, dottore Di Sciascio, ricordo abbiamo fatto un'indagine qualche anno fa su circa 500 studenti, abbiamo chiesto loro che cosa, tutte domande un po' più tecniche preparati da addetti ai lavori, è emerso da questa indagine che il 20% di studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni pensano che il gioco d'azzardo sia una fonte di reddito e una nuova forma di lavoro. L'88% di questi ragazzi presentava un rendimento scolastico scarso. Mi piacerebbe capire anche con l'aiuto di chi come il dottore studia queste dinamiche comportamentali, che tipo di società stiamo costruendo? Perché noi nel 2012-13, ricordo perché lessi la relazione dell'ASL, avevamo in cura 100 persone e non c'era il decreto Balduzzi, cioè ancora non si parlava di contrasto alla patologia. Fine 2012 è venuto il decreto Balduzzi. Nel 2015 i soggetti presi in cura dall'ASL erano 195, quindi nell'arco di meno di 3 anni un più 95%. Oggi sento dati che non sono realisti, credo, non sono come dire, la rappresentazione reale, 850 persone in poco... Ed è probabilmente sottostimato. Molto sottostimato sarei, quindi 850 persone. Ma che società stiamo costruendo? Cioè... Al di là del fatto che l'azzardo non è un gioco, e questo svincoliamo proprio semanticamente questa situazione, ma io sono preoccupato come genitore, perché e questo è l'impegno che ci mettiamo noi. Io ricordo una volta, forse c'era anche Giulio, quando andammo dal Santo Padre, andammo tutti insieme, credo che ci fosse anche qualche amico presente in sala. Il Santo Padre ci disse che sul gioco d'azzardo, ci disse: ricordiamoci che questo mondo non ci è stato lasciato in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Questo qui mi ha illuminato sul concetto di responsabilità che abbiamo. Che ne pensa, dottore? Che cosa vuoi? Penso esattamente quello che tu hai detto, cioè sono totalmente d'accordo. Cosa fare per migliorare? Perché il mondo mi spaventa l'idea di prendere un quarto della popolazione giovanile oggi, considerata come se la nostra aula fosse divisa in 4 fette, prendere un quarto di questa popolazione e dire: noi domani dovremmo prenderci cura di te.
ti dovremmo trattare, come dire, da un punto di vista sanitario. Non so, è questo quello che vogliamo? Abbiamo allungato la vita media, ma l'abbiamo resa molto più complicata. Qui c'è un'altra domanda. Volevo chiederle perché sono più gli uomini ad essere colpiti da questa patologia? In quella immagine dice semplicemente quelli che sono gli afferenti ai servizi, quindi non è detto che siano quelli che, diciamo, però in linea di massima bisogna considerare una cosa fondamentale: le donne rispetto alla salute sono molto più attente, quindi di solito ammalano sempre di meno degli uomini, tant'è vero che vivono di più e quindi comunque tendono ad avere dei comportamenti più sani. Quindi soprattutto quando si tratta di patologie del comportamento, di solito le donne si proteggono maggiormente e quindi non è un caso che l'obesità è peggio per gli uomini, tutte le cose, diciamo così, legate a comportamenti non corretti. E quindi tutte quelle che sono le cose che vengono definite nell'ambito dell'educazione comportamentale, sono sempre a scapito della popolazione maschile. Ci sono altre domande? Gli incidenti stradali fanno sempre i maschi, eh? Molto raro che li facciano, no? E quindi comportamenti a rischio, tutto questo. Sì, dottore, volevo chiederle, questo studio che è stato realizzato è pubblico? Si può andare a leggere da qualche parte? Rimane un fatto vostro? A quale si riferisce? Tutto quello che ha letto lei, che non abbiamo visto niente, perché allora, logisticamente... I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono pubblici, ovviamente, anche perché sono di qualche anno fa e sono reperibili sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi se lei inserisce le parole, le ritrova. Il dato, diciamo, della nostra ASL è un dato chiaramente esperienziale, nel senso che è un dato di quello che stiamo avendo attualmente, ma è un dato fondamentalmente numerico. Poi se lei si riferisce a quello che io ho scritto nelle diapositive, raccogliendo ovviamente la letteratura internazionale, anche quella è disponibile naturalmente. Va bene. Un'altra riflessione sulla Gazzetta del Mezzogiorno, prendo un quotidiano che conosciamo tutti quanti, mi pare una o due volte alla settimana vengono fuori dei trafiletti su una pagina dove ti dice la farmacia di turno, a quale ospedale rivolgerti. Tra le altre informazioni c'è scritto narcotici anonimi, alcolisti anonimi. Perché non c'è giocatore anonimo? Penso che non sia difficile arrivare ad ottenere, se c'è una sensibilità da parte della Gazzetta su quei temi, lo do per scontato che ci sia anche sul tema del gioco d'azzardo. Come associazione ci faremmo carico di verificare questo fatto qui e di chiedere alla Gazzetta anche questo tipo di attività sociale, diciamo. Grazie comunque. Leggevo recentemente che le dipendenze sono aumentate, magari fino a qualche anno fa era droga, alcol e forse la ludopatia, però leggevo tantissime nuove dipendenze, penso allo shopping compulsivo, al sesso, quindi le riteniamo, diciamo, dipendenze moderne. Ecco, secondo lei qual è il nesso che ha fatto sì che nascessero tutte queste nuove dipendenze? Il consumismo, io mi sono dato delle risposte, però vorrei magari... L'offerta. Quindi internet e tutta una serie di... Grazie. Sotto il profilo legislativo... Più sono cose che danno un soddisfacimento immediato, cioè più veloce è, più si induce la dipendenza. Cioè se io ho un comportamento che mi dà una risposta favorevole o comunque piacevole fra 6 mesi, non diventerò mai dipendente da quello. Se me lo dà dopo 30 secondi e poi dopo 30 secondi e poi dopo 30 secondi, sicuramente funziona meglio. Cioè, ed è il meccanismo con il quale funzionano, proprio inducendo questo tipo di cose, i giochini. Se lei va in una tabaccheria qualunque, vedrà che esistono quei monitor, senza andare nei centri delle scommesse, quelli grandi, no, semplicemente dove uno va a comprarsi le caramelle.
e ci stanno i monitor. I monitor ogni 30 secondi cacciano un'estrazione del lotto. Quando eravamo piccoli noi usciva solo il sabato il gioco del lotto, aveva aspettato una settimana per avere quello soddisfacimento di vedere. Quello arriva ogni 30 secondi, ogni 30 secondi. Cioè, basta quello per indurre ovviamente un'azione di questo genere. Cioè, l'effetto è troppo attivatorio. Nel corso di questi anni, dottore, ho imparato molte cose da loro e ho imparato questa cosa che il dottore adesso mi confermerà o mi smentirà, che si va nella dipendenza non tanto per il gioco in sé o per l'azzardo in sé, quanto piuttosto perché il soggetto viene illuso, cioè l'illusione è funzionale alla patologia. Questo spiega perché chi offre gioco d'azzardo ogni tot tempo deve offrire nuovi giochi. Voi pensate ad esempio al 10 e l'8, c'era un'estrazione una volta ogni ora, poi si è passati all'estrazione una volta ogni 10 minuti, perché si deve tradire continuamente la psicologia umana che quando prende consapevolezza che a quel gioco non si vince, tu lo devi illudere con una nuova offerta. E questo spiega anche perché l'uso acceso di colori, ad esempio, no? Nelle offerte, fateci caso, adesso soprattutto sul gioco online, colori forti, rosso, giallo, perché ovviamente tendono ad ammaestrare, ad addestrare il comportamento umano, quindi la psiche, in quella direzione. Ma di questo il legislatore del 46 era ben consapevole. La riserva legislativa in favore dello Stato, perché la concessione? Perché lo Stato sapeva di maneggiare una materia molto particolare. Allora, il legislatore più attento è stato veramente attento a non rompere le maglie in questo senso. E quello che ci diceva prima il dottor Angelillis del sottosegretario Baretta, lo ricordo perché eravamo in un convegno pubblico, disse, che aveva la delega ai giochi, disse: guardate, lo Stato ha perso il controllo sul gioco d'azzardo. Allora tu capisci che probabilmente dovremmo ritenere oggi lo Stato un altro dipendente dall'azzardo. Se su una manovra di 25 miliardi di euro 8-9 arrivano soltanto dal gioco d'azzardo, vuol dire che saremmo più o meno tutti sufficientemente bravi a fare il ministro dell'economia in questo modo. Come mai si dà più importanza da parte della medicina alla cura del giocatore e un po' meno a quella dei familiari? Perché di solito sono i familiari i primi che si accorgono della dipendenza e sono i familiari che si muovono per chiedere aiuto. Difficilmente è il giocatore che lo fa in primis. Quindi la famiglia è quella che inevitabilmente è la più colpita nel suo insieme. Cioè il giocatore che si recupera ha bisogno comunque di avere una famiglia accanto che si recupera. Non so se sono stata... Sì, no, ma lei ha detto una cosa corretta che io stesso ho fatto scorrere quando ho fatto vedere la diapositiva, ma gli interventi sulle famiglie è molto importante naturalmente, e la famiglia è al centro di questa problematica, è altamente coinvolta naturalmente, ed è anche uno strumento, come dire, di coterapia rispetto a quelli che sono gli interventi classici che si fanno sul giocatore, ma il supporto familiare è indispensabile, eh? Non si va da soli da nessuna parte. Sì, a me su questo tema dispiace molto il dato oggettivo che in tantissimi casi l'indebitamento da azzardo non è risolvibile. Si traduce quasi sempre nella perdita della casa, nella perdita del proprio patrimonio e ancor di più rischia di tradursi nella perdita della possibilità nei confronti dei figli di poter studiare. E quindi di poter aspirare a quello che una volta si chiamava ascensore sociale. Riscatto sociale, certo, ascensore sociale. Quindi questo fatto qui mi interroga, perché pregiudica quasi completamente la costruzione della nuova società, perché poi una società fondata sull'azzardo
il legislatore costituzionale costituente si è messo la parola lavoro piuttosto che quella azzardo, di azzardo c'era un perché. Poi considerate che le società concessionarie italiane nel mondo sono padrone, cioè una delle società concessionarie italiane è andata a Las Vegas a comprarsi lì le società di Las Vegas, quindi considerate la mole di soldi che generano. Tanto, ecco qui c'ho il piano di riordino, se siete curiosi leggetevelo, vi accorgerete subito che a dettare le regole non è lo Stato, ma sono le concessionarie che dicono quanto devono dare allo Stato. Questo è uno Stato dipendente, no? Che abusa dell'istituto della concessione, perché prevederebbe sulla carta anche la possibilità di revoca, oltre che a quella della sospensione della concessione. Mai usate, mai usati. Siamo all'ultima domanda. Buonasera, io non so se è stato già posto il problema, dal mio punto di vista delle varie dipendenze che ci sono, la DGA è la più grave perché non si vede, no? È un fantasma, io un alcolizzato lo vedo, un tossico lo guardo e me ne accorgo. Quando un giocatore d'azzardo si confessa è già troppo tardi, c'è stata già fatta tanta distruzione, quindi il problema sorge dallo Stato, bisogna lavorare dalla testa perché è un problema grave, molto grave socialmente. Grazie. Approfitto di questa sollecitazione. Noi in Puglia abbiamo una legge sul gioco d'azzardo del 2013 che ha voluto la società civile, questa legge, è del 2013. Dal 2013 ad oggi, io purtroppo lo devo dire, non è una questione politica, questa legge è stata completamente annacquata perché da una parte prevedeva il fatto che in determinati orari del giorno non si potesse offrire d'azzardo. Dall'altro imponeva dal 2013 ai gestori, quindi in 5 anni i gestori dovevano allontanarsi dai luoghi sensibili, ne avrete sentiti tutti parlare. Cioè, le scuole, parrocchie. Quindi arrivammo addirittura a fare un elenco dei luoghi sensibili, e quando anche le banche ti chiedono di inserire gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili, vuol dire che il fenomeno viene registrato da tutti come problematico. Benissimo, arriva il 2018 e c'è stata una leggina, diciamo, che è intervenuta per spostare ulteriormente la deadline dell'adeguamento, del cosiddetto distanziometro, nonostante fosse intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a scrutinare proprio la legge regionale della Puglia, aveva detto che il distanziometro faceva bene alla salute dei pugliesi. Il nostro legislatore pugliese ha voluto ulteriormente allontanare questo termine, che adesso non ricordo se scadrà nel 2025, mi sembra, però non vorrei dire un'inesattezza, però è l'approccio del legislatore, perché tu come legislatore, se nel 2013 senti l'esigenza di emanare una legge che affronti questi due filoni, ma non riesco a capire che cosa interviene poi strada facendo che ti faccia pentire di questi, lo sappiamo tutti ovviamente, no? Però siamo qui perché magari allontanandosi un pochettino dai centri, dai luoghi sensibili, così come accadde in Regione Piemonte, il Piemonte ebbe il coraggio di sperimentare per 2 anni il distanziometro, la patologia, le ASL registrarono una riduzione del 20%, 25%, quindi vuol dire che ci aveva azzeccato sia la Corte Costituzionale che la società civile quando ti diceva che accanto agli oratori non aprire, non dare gioco d'azzardo, no? Dallo in qualunque. Ma io ricordo circa 10 anni fa, mi era capitato tra le mani una circolare, diciamo, dei gestori che più o meno recitava così, invitava gli imprenditori ad aprire le sale proprio nelle zone economicamente più svantaggiate delle città. Vi ricordate
una vacanza per la vita. Ora per fortuna sono scomparsi queste forme di pubblicità ingannevole, oppure una casa per la vita, quando la gente faceva difficoltà a pagare le rate del mutuo. Cioè è tutto funzionale. Questi numeri di 150 miliardi di euro non si creano con una persona che coscientemente si approccia, si creano soltanto con la patologia. D'altro canto, se in Puglia nel 2023 abbiamo speso 2.150 euro a testa, io non ho speso questi soldi, e questa è una media, quindi questo significa che c'è almeno un altro che ne ha speso il doppio. Io vinco sempre, secondo i concessionari, perché non gioco mai. Sì. Ad esempio, non temo una querela da parte della RAI, ma quanto è deleteria la trasmissione sui pacchi? Quanto è deleteria? Perché ti fa pensare che dietro quel numero del pacco, che cosa c'è? Ma sono molto legata a quel pacco perché è il giorno in cui è morto il mio sì, cane, il numero del... con tutto il rispetto per l'animale, voglio dire, no? Quindi riversare nei sentimenti in una realtà dove è sempre uno a uno, cioè sempre 50 e 50, non è un fatto di... Ogni estrazione ha la stessa possibilità di vincere, di vincita di quella precedente e di quella successiva. Non è che se i pacchi diminuiscono significa che tu c'hai 300.000 euro nel pacco.